Prossima relazione sarà tenuta dal dottor Andrea Supporta, di Cittadinanza Attiva, coordinatore regionale del Tribunale dei diritti dei malati. Il titolo è Il punto di vista dei cittadini. Prego, dottore Supporta. Buonasera a tutti. Io sostituisco il segretario regionale di Cittadinanza Attiva, che purtroppo per impegni, diciamo, dell'associazione, oggi si trova a Napoli per sostituire il coordinatore nazionale Tonino Aceti in un congresso nazionale che riguarda i primari degli oncologi italiani. Cittadinanza Attiva sicuramente è conosciuta, forse magari sarà conosciuta meglio nell'ambito del settore salute, come Tribunale dei diritti del malato, che è appunto la rete della salute di Cittadinanza Attiva. Nasce nel 1980, nel 2015 abbiamo celebrato il 35esimo anniversario della nascita, e diciamo ormai ci proponiamo all'interno dell'associazionismo e del volontariato svariato che opera nel territorio italiano e non solo, ci proponiamo soprattutto come un'associazione che opera nel settore della sanità, tant'è che abbiamo ricevuto l'appellativo, magari a noi non ci ha fatto tanto piacere, di essere malato centrico, perché l'attività prevalente di Cittadinanza Attiva, ma soprattutto il motivo per cui siamo conosciuti, è perché operiamo, forse magari abbiamo operato bene, nel settore della salute per la tutela dei pazienti, per la tutela dei malati. L'attività è che noi siamo qui, siamo stati invitati perché, diciamo, con l'IPASV in particolare, diciamo, c'è stato tutta una serie di percorsi di collaborazione molto intense, soprattutto a livello nazionale. E molte iniziative sono state portate avanti, ne ricordo qualcuna, per esempio la campagna Operazione Sicurezza, una guida per il cittadino alle prese con l'intervento liturgico, dove sono state, in questa guida, con l'aiuto appunto dell'IPASV, sono state fornite consigli e informazioni su diritti, normative e procedure per una migliore collaborazione tra medico e cittadino in chirurgia. Un'altra campagna importante portata avanti con l'IPASV è la campagna Mi sta a cuore, promossa da Cittadinanza Attiva con la collaborazione, quindi, come dicevo, della Federazione IPASV, e con questa campagna e la guida che poi è stata realizzata, Cittadinanza Attiva ha voluto sensibilizzare i cittadini ad adottare stili di vita salutari, ha voluto promuovere una maggiore consapevolezza sui principali rischi che possono determinare patologie cardiovascolari e cerebrovascolari ed essere soprattutto attivi nel tutelare la propria salute. Poi ricordiamo anche Epatite Ci Siamo, campagna contro il dolore inutile, patto per la salute al palo, che insomma forse questa è addirittura ancora in corso, dove appunto la Cittadinanza Attiva e l'IPASV vogliamo, si dice in un comunicato, vogliamo dare un apporto costruttivo. Da questo momento lavoreremo per una proposta operativa condivisa di standard per il territorio che consiglieremo al Ministero e Regioni. Queste sono le iniziative che noi abbiamo portato fino ad oggi avanti insieme, e ci farebbe piacere che queste iniziative potessero continuare anche e soprattutto, io dico, a livello regionale, perché sarebbe importante che queste iniziative nazionali possano avere anche una ricaduta in questo rapporto di collaborazione. Ma io so che il nostro segretario nazionale, per i rapporti ottimi, mi dice, che intrattiene con il dottore Gargano, è sicuro che questa collaborazione, questa partnership continuerà in maniera più accentuata anche qui da noi. Cittadinanza Attiva ha sempre riconosciuto la grande professionalità e l'importante ruolo degli infermieri nella sanità di oggi, in tutti gli ambiti di assistenza e cura che vedono al centro del sistema il cittadino malato. Sappiamo e siamo coscienti delle difficoltà che ogni giorno affrontano gli infermieri a causa di una carenza di organico assolutamente inadeguato nel rapporto infermiere-paziente, che oggi viene testimoniata ancora di più con dei dati veramente paurosi, che sono esagerati, proprio nelle precedenti relazioni.
Abbiamo seguito con grande attenzione gli importanti traguardi che nell'ultimo decennio, ma oggi possiamo dire da 100 anni a questa parte, perché così ci è stato detto dal dottore Barone, che i cambiamenti, che tutti gli importanti traguardi che la professione infermieristica ha perseguito e raggiunto e che hanno portato a radicali cambiamenti delle norme che regolano la formazione e l'esercizio della professione. Siamo contenti che finalmente l'attuale assetto normativo italiano riconosce all'infermiere la qualità di professionista, quindi non più ausiliare, ma addirittura può arrivare a livelli di dirigenza, e questo è un fatto, una grande conquista che sicuramente il cui merito va ascritto alla laboriosità, all'impegno e alla professionalità della categoria degli infermieri. È chiaro che tutto questo cambiamento comporterà una responsabilità, ma io non credo che la responsabilità possa fare paura, perché non si ha paura delle responsabilità, contro le responsabilità ci si attrezza, e sono convinto che gli infermieri, con gli ordini che li supportano e li aiutano, li collaborano, queste responsabilità sapranno anche affrontarle con grande impegno. In questo contesto storico normativo, ha ragione, la comunità dei cittadini richiede all'infermiere professionista una maggiore qualità assistenziale, risposte sempre più adeguate e approcci più umani ai bisogni e alla sofferenza dei malati. Un utilizzo più efficace ed efficiente ed appropriato delle risorse a disposizione, evitando sprechi e carenze nei processi assistenziali. Sprechi che non possono essere considerate sicuramente una riduzione del numero degli infermieri, perché abbiamo capito, abbiamo detto, abbiamo ripetuto anche in tante occasioni che la carenza di infermieri è un danno non solo al malato, ma è un danno anche alla collettività. Perché una persona che è troppo tempo malato è chiaro che costituisce un danno all'economia anche complessiva del paese. Per noi di Cittadinanza Attiva oggi è importante, anzi importantissimo essere qui, e soprattutto per due ordini di motivi. Uno, con la nostra presenza vogliamo testimoniare la nostra vicinanza alla categoria degli infermieri, che riteniamo assolutamente strategica nei percorsi di cura e di assistenza dei cittadini malati. Due, vogliamo testimoniare e ringraziare per la preziosa collaborazione della Federazione IPASVI, già in atto con le iniziative che abbiamo sopra poco fa ricordato, ma soprattutto per rilanciare questa partnership, magari anche a livello regionale, che fino ad oggi si è rivelata molto fruttuosa e che lo sarà sempre di più nell'interesse del cittadino malato e della sanità in genere. Vi auguriamo un buon congresso e siamo sicuri che da questo congresso emergeranno proposte, iniziative significative e innovative nell'interesse della sanità pubblica e iniziative soprattutto per il riconoscimento del vostro ruolo insostituibile e della vostra importante professionalità. Buon lavoro a tutti, grazie. Grazie, ringraziamo Cittadinanza Attiva per la testimonianza a favore degli infermieri italiani. Passiamo alla prossima. Sì. Mentre si prepara la nostra segretaria Beatrice Mazzoleni, relazionerà sull'evoluzione del sistema sanitario e il ruolo infermieristico. Ok, sì, grazie. Scusate, ma avevo bisogno di caricare la presentazione. Buongiorno a tutti. Grazie dell'invito a essere qui con voi in questi 3 giorni. È sempre un piacere poter tornare in questa regione dove si possono incontrare, oltre che a speciali colleghi, anche degli amici. Quindi grazie dell'invito. Grazie anche del titolo, perché mi avete messo veramente in grave difficoltà, nel senso che
essendo una relazione di apertura e avendo poi le colleghe del Comitato Centrale, la Presidente e la Senatrice Silvestro nei prossimi giorni, cercherò di darvi una panoramica generale senza dover entrare troppo nello specifico, perché non vorrei poi bruciare quelli che sono altri interventi. La mia relazione è favorita un po' anche dei dati che ha portato prima il Presidente, perché comunque anch'io ne ho portati altri, ho cercato di aggiornarli il più possibile e quindi vedere di fare un po' il punto della situazione appunto su quello che è il quadro dal punto di vista nazionale. Per cercare di dare un'organizzazione, andiamo a vedere un pochino quello che sono state le ultime normative rispetto all'evoluzione del sistema sanitario nazionale e anche dei sistemi sanitari regionali, per poi passare a quella che è una discussione sui modelli erogativi che ci vengono richiesti, e qui mi riaggancio anche a quello che diceva il rappresentante di Cittadinanza Attiva, perché comunque quello che noi dobbiamo erogare è anche la risposta rispetto a quelle che sono le necessità dei nostri cittadini, e poi vedere il posizionamento di quella che è la nostra professione. Alla fine un cerchio che non trova soluzione di continuità e che quindi dobbiamo in qualche modo riuscire a gestire come professionisti. Sono partita dalla 43 in poi, fortunatamente il salto di tutto quello che è stato anche presentato dal relatore precedente, partiamo un attimino dagli ultimi 10 anni, oltretutto oggi, stamattina si è tenuta presso Expo Sanità a Bologna un evento proprio organizzato da tutte le professioni sanitarie rispetto a quello che è lo stato dell'arte della 43 a 10 anni dalla sua emanazione, dove praticamente è stata emanata un piccolo pezzo di quello che è stata quella norma che ci ha potuto dare delle potenzialità e che è stata più volte richiamata, però ad oggi resta piuttosto incompiuta, tra cui anche quella che è la parte di trasformazione dei collegi in ordini. Oltretutto ieri sera sono stati licenziati dal Senato i primi 3 articoli di quello che è il DDL Lorenzin, quindi siamo in un continuo in questo periodo veramente di cambiamenti abbastanza veloci. Partendo da quella che è stata una un po' delle norme che hanno cominciato a definire in modo un pochino più strategico tutta la partita rispetto al territorio, con quella che è stata appunto la legge Balduzzi, che è andata a vedere un pochino quella è una riorganizzazione dalle FT all'UCCP e quant'altro, andando però a centrare anche l'importanza del ruolo infermieristico rispetto a quella che è una necessità di organizzazione territoriale, che però vi ricordo essere stata già definita con la legge di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, quindi nel 78. Già lì parlavamo di territorio, già lì parlavamo di centralità del cittadino, ma da lì non ci siamo mossi al di là di qualche regione che è avanzata nel corso degli anni per illuminazione personale. Dopodiché quello che è stato richiamato prima, il patto per la salute sull'articolo dell'articolo 22, che è stato poi recepito nel DEF, e quindi nel momento in cui una normativa di questo tipo, un'indicazione di questo tipo viene recepita anche da un documento di economia e finanza, e soprattutto mi viene da dire in un periodo storico come questo di grossa crisi economica, la problematica diventa di acquisirla e di riuscire poi ad applicarla in quella che è la realtà. E anche qua si è parlato di strutture intermedie, la diffusione di modelli di disease management e quant'altro. Siamo poi entrati in quella che è stata e continua ad essere un pochino, da parte di alcuni interlocutori, la querela del comma 566, che però, visto che è stato accennato anche dal relatore precedente, il punto di vista nostro è un pochino diverso, nel senso che infatti per me le parole rosse sono la concertazione e i percorsi formativi complementari. Partendo dal presupposto che il comma 566 non l'abbiamo voluto noi, il 566 è partito da una situazione in cui ci continuavano a richiedere una norma di tipo nazionale per poter sviluppare le competenze, quando con la normativa che avevamo all'epoca, 42, 43, codice, ordinamenti didattici e quant'altro, tutto il quadro giuridico era già assolutamente più che completo per fare lo sviluppo delle competenze, tant'è che con la 43 del 2006 si erano già definite le aree, quindi il 566 è stata una richiesta in più che ci è stata fatta, a un certo punto l'abbiamo accolta nonostante noi avessimo comunque continuato a dire che non serviva, l'abbiamo fatta e il risultato è stato che non va bene come è stata fatta. Quindi adesso il percorso, come diceva anche prima il collega del comitato, dottor Pateri, stiamo presidiando perché adesso la volontà è di togliere il 566, quindi togliere quello che prima ci hanno chiesto di mettere. Ho schiacciato qualcosa, eccolo qua.
Andando avanti, quello che poi dall'anno scorso fino a quest'anno ci ha visto interessati rispetto a quelle che sono anche le realtà molto più pragmatiche, quelle che sono le evoluzioni anche a livello regionale, a livello territoriale di clinica professionale, è stato il decreto 70 del 2015, che è stato praticamente la prima parte attuativa sugli standard del famoso decreto Balduzzi, dove si è cominciato a parlare dei famosi ospedali di comunità a gestione infermieristica, e col decreto 70 si è finalmente andato a definire la gestione di posti letto dal punto di vista infermieristico, e quindi anche questo una normativa che le regioni devono recepire, che quindi devono sviluppare. L'ultima legge di stabilità rispetto all'anno in corso, che è stata emanata il 30 dicembre del 2015, ha poi portato due attenzioni particolari. Uno, quello che è stato il recepimento di quello che poi è stato discusso nel DDL Gelli rispetto alla responsabilità, di spostamento del ruolo di risk management, quindi il ruolo del risk manager nelle aziende, identificando solamente i medici con una specializzazione in igiene. Questo è stato assolutamente bloccato, dove abbiamo detto assolutamente che quelle che sono le professioni sanitarie tutte con diverse competenze possono e devono ricoprire questo ruolo di tipo trasversale, e quindi poi nella revisione di quello che è il DDL Gelli è stato quindi allargato alle altre professioni. Non ancora in modo ottimale, tutto è migliorabile, però un'apertura rispetto a quello che era la situazione critica della legge di stabilità è stato fatto. L'altra cosa importante è la risposta rispetto alla norma sulla contrattazione, sugli orari del lavoro, dove con la legge di stabilità si è parlato delle assunzioni, di 6.000 assunzioni tra medici, infermieri e operatori sanitari, secondo le esigenze regionali, come se il fabbisogno a livello nazionale fosse di 6.000, cosa che non sarebbe comunque stata sufficiente, nemmeno fosse stata solo per infermieri. In più è stata spalmata su più professioni sanitarie, e quindi questo ha praticamente dato una risposta assolutamente inesistente. In più c'è da specificare che in questo caso, rispetto a quella che era la parte economica, i 6.000 posti non erano nuove assunzioni, ma era praticamente la regolarizzazione di precari già in essere, quindi c'è stato un pochino di confusione nel mandare la notizia. E quindi poi sono andati nello specifico rispetto a quelle che sono le ore di stacco che tutti noi ben conosciamo, di turnistica e quant'altro, sulla quale semplicemente facendo un calcolo su quella che è il fabbisogno rispetto alla normativa recepita dalla normativa europea, il fabbisogno infermieristico puro, pulito, solo riferimento a quella norma è di 18.000 unità. Tenete lì questo numero che poi lo riprendiamo. Ulteriore norma, appunto, rispetto a quella che è stata anche il recepimento della direttiva 55 del 2013, è stato l'inserimento della tessera professionale europea, quindi la libera circolazione dei professionisti, dove si è andata a individuare questo documento in formato elettronico che ogni professionista può richiedere e può ricevere nel momento in cui ha determinati requisiti. La parte interessante di questa norma, oltre alla libera circolazione, è stato il fatto che mentre noi stiamo ancora discutendo sul fatto delle competenze avanzate, specialistiche o quant'altro dal punto di vista infermieristico italiano, a livello europeo, con una circolare che parlava di tutt'altro, sono andati a definire quelle che sono le competenze infermieristiche, e questo ne è il risultato: un'autonomia completa sulla gestione di percorsi di cittadini nella fase di prevenzione, di attuazione, di assistenza e quant'altro, con una garanzia autonoma in tutte le fasi, dalla prevenzione all'assistenza a quelle che sono le fasi di emergenza-urgenza. Quindi nel momento in cui noi stiamo discutendo nel nostro territorio di possibilità ancora di evoluzione, dalle altre parti sono già state acquisite, tant'è che la Comunità Europea già le dichiara in una normativa di cui parlava anche di altro. Ultima notizia delle ultime 48 ore è che sta partendo, per andare in analisi in conferenza Stato-Regioni, il piano di cronicità nazionale. Piano di cronicità che è fondamentale dal punto di vista professionale, perché va a definire, da delle linee guida generali che poi dovranno essere prese e messe rispetto ai contesti regionali, quindi nelle specificità di ogni regione, di ogni epidemiologia delle nostre popolazioni, ma dall'altra parte comincia a dare delle indicazioni, dei percorsi rispetto a 10 patologie croniche. Non vi ho riportato qui nel piano, nella bozza del piano che ormai pubblica, sono inserite,
però quella che è fondamentale è che lì dentro viene ribadito il ruolo importante di protagonista dell'infermiere come care manager, quindi su questi percorsi il ruolo infermieristico di presa in carico dall'inizio alla fine rispetto a una concertazione nelle unità valutative multidimensionali con le altre professioni. Quindi il ruolo centrale dell'infermiere insieme ai medici di medicina generale, insieme agli specialisti, insieme alle altre professioni sanitarie, di fare a monte una valutazione multidimensionale per poi decidere chi prende in carico e chi è il referente di quel paziente. Quindi una equiparazione di quelle che sono le autonomie e le possibilità gestionali rispetto agli specifici profili di ogni professione. Quello che viene identificato nella bozza del Piano Nazionale delle Cronicità è la richiesta di un salto culturale di approccio alla malattia, che mi viene da dire che noi da anni già mettiamo in atto. Noi abbiamo già da anni, anche deontologicamente come professione, il concetto di passare non solo allo stato di salute, quindi al portare alla guarigione, ma la migliore salute possibile, nonché il miglior benessere possibile, che può essere anche in una patologia cronica o anche in una fase terminale di vita, e quindi riuscire ad avere una visuale a tutto tondo. Tutto questo viene creato su una ormai acquisita situazione di modifica della popolazione e dei bisogni, e in merito a questo vi ho portato alcuni dati. Tendenzialmente questa è una notizia positiva, la popolazione in Europa non è mai stata in miglior salute come negli ultimi decenni, questa è una dichiarazione a livello europeo, quindi abbiamo uno stato di salute veramente elevato rispetto a quelli che sono stati gli anni precedenti, e questo, diciamo, è un'ottima notizia. Dall'altra parte però sappiamo benissimo il rebound su quello che è il sistema sanitario, sia a livello nazionale che a livello regionale. Vi ho portato alcuni dati rispetto a quello che è l'aspettativa di vita alla nascita della fonte dell'OMS, gli ultimi dati sono del 2014, a livello del nostro paese nonché di alcuni degli altri paesi a livello mondiale. Non entrerei nello specifico del perché le donne vivono di più ed è perché gli uomini vivono di meno, e la lascerei qua, la lascerei cadere, Pierpaolo, se no entriamo in contraddizione io e te. Altra fonte rispetto al livello mondiale è la percentuale di pazienti che abbiamo sopra i 65 anni, o meglio dei cittadini che abbiamo sopra i 65 anni. Questo perché sappiamo che ormai è un'asticella, è uno standard, è un posizionamento dal quale in poi, da lì in poi, dai 65 anni in poi, dobbiamo fare dei ragionamenti sulla nostra popolazione. E quindi nel momento in cui in Italia abbiamo avuto questo trend, partendo dal 1990 con un 14,9 e arrivando al 2014 al 21,5, sapendo poi entrare anche nella qualità di questa tipo di ultra 65 anni, e vedete che siamo tendenzialmente il paese più vecchio nella media. Viviamo bene, ma tendenzialmente siamo il paese più vecchio, e questo come professionisti della salute dobbiamo assolutamente prenderne atto. Qui sono riuscita a recuperare Istat del 2016 rispetto a quelli che sono i numeri della popolazione ultra 65 anni che abbiamo nelle nostre regioni. Lasciando perdere la mia, perché veramente, a parte il numero della popolazione, noi siamo 10 milioni in Lombardia, abbiamo 2 milioni e 160 mila ultra 65 anni, abbiamo una percentuale di pazienti cronici veramente importanti, noi abbiamo circa 30% di pazienti cronici rispetto a tutta la popolazione, che ci assorbono il 70%, quasi l'80% delle risorse che diamo sul sistema sanitario regionale, quindi abbiamo uno sbilanciamento importante. Tendenzialmente però quello che è l'allungamento di vita, vedete che si spalma percentualmente su tutte le regioni, e questo ci deve servire anche per fare dei ragionamenti di fabbisogni formativi, fabbisogni di personale, riorganizzazione delle strutture, riorganizzazione degli ospedali piuttosto che dei territori. Sono dati che quelli che sono i funzionari a livello regionale non possono non tener conto, perché questo può solo che provocare un problema poi sul lungo termine. Questa è un'immagine che ci fa capire quello che sta succedendo, ma la cosa più preoccupante, l'ho riportata anche perché l'ha citata anche la ministra Lorenzin qualche giorno fa, è che ormai praticamente questa forbice si è opposta
e andando avanti di questo passo nei prossimi anni avremo veramente un livello di nascita zero con un aumento dell'invecchiamento, e questo avrà ancora di più un impatto su quello che è il nostro dato economico. Quindi la salute non impatta solo su noi infermieri, su noi professionisti e su noi sistema sanitario, ma impatta in generale poi su tutta la popolazione a livello nazionale e anche sull'economia del nostro paese. Oltre a portarvi dei dati, oltre che portarvi dei dati quantitativi, mi sono permessa anche di guardare un pochino i dati qualitativi, sia dal punto di vista nostro che dal punto di vista della nostra cittadinanza e dei nostri assistiti. Oggi in Italia abbiamo quindi all'incirca il 21,5% di ultra 65enni, con una previsione data dall'Istat per il 2031 del 27,6%, che vuol dire 17,6 milioni di persone su 60 milioni di abitanti. È un dato che è veramente critico. Nel 2013, inoltre, la popolazione che è stata intervistata in quell'anno dichiarava di avere almeno due malattie croniche per le persone tra i 65 e i 74 anni, e il 68% di questi degli over 75. C'è stata poi una suddivisione anche per classi delle donne e degli uomini con almeno una patologia cronica grave, ma il dato che poi ci interessa anche dal punto di vista economico è quanto impatta la persona over 65 anche sulla spesa farmaceutica, e nello specifico in questo caso sulla spesa farmaceutica territoriale. In più è calcolato, ormai è definito, che un assistito con più di 75 anni costa 11 volte in più rispetto a quello che è una persona tra i 25 e i 34 anni. Questa non è una dichiarazione per dire un paziente sopra i 75 anni costa troppo. Un paziente costa troppo in questo sistema, con questa organizzazione, con queste modalità. Quindi c'è qualcosa che non va nella nostra organizzazione, e quindi questi dati devono essere presi in considerazione per fare le analisi rispetto ai diversi territori. In più, l'altro dato che credo che quello eticamente ci deve far ragionare non solo a noi ma a tutti quelli che sono gli stakeholder è il rischio di rinuncia alle cure. Ci sono tabelle dove viene riportato, ad esempio, per quelle che sono ritenute cure superflue, ma che poi alla fine superflue non sono, come le cure odontoiatriche, che negli ultimi 10 anni sono calate tantissimo, perché le persone non riescono più a sostenere questo tipo di costi. E naturalmente con una dichiarazione di una rinuncia sanitaria rispetto a quello che è un problema di tipo economico, oltre che le strutture, le liste d'attesa e quant'altro. Un dato che vi butto lì e che abbiamo già presentato in altre situazioni rispetto a una ricerca che abbiamo fatto col Censis nel 2013, che adesso stiamo approfondendo, abbiamo avuto il primo rapporto, la prima bozza di rapporto settimana scorsa, dobbiamo ancora analizzarla nello specifico, dove abbiamo chiesto a Censis di andare a vedere un pochino quali erano le prestazioni più sostenute dai nostri cittadini, soprattutto dal punto di vista infermieristico. Questo perché avevamo avuto nel 2013 questo dato dove in un anno oltre 3 milioni di italiani hanno fatto ricorso a prestazioni infermieristiche di tasca propria, spendendo circa 850 milioni di euro. Però è un dato che ci è suonato strano, perché se andiamo a vedere quelli che sono i nostri liberi professionisti e quello che è il mercato libero professionale, qualche dato non ci torna. E in più, quello che stiamo chiedendo adesso a Censis, quindi, è andare a vedere dove, come, quanto viene speso e con che modalità viene fatto questo, proprio per indirizzare anche il mercato libero professionale, della quale però non approfondisco perché so che c'è anche una sessione ad hoc dedicata. La seconda parte rispetto a quello che vi dicevo, la revisione dei modelli erogativi dall'ospedale al territorio. Tutti ormai abbiamo sentito parlare della presa in carico, la presa in cura, il fatto di passare dall'ospedale al territorio, l'integrazione e quant'altro. Il primo fattore è vedere la nostra popolazione, è partire da quelle che sono le valutazioni di tipo epidemiologico delle nostre popolazioni. Un'organizzazione, al di là di quella che è una standardizzazione dei modelli organizzativi, ma un'organizzazione probabilmente che viene definita nel Veneto, non può essere applicabile alle Marche, piuttosto che nelle Marche non può essere applicato il modello della Sicilia. Quindi bisogna fare una valutazione su quello che è il nostro territorio, i nostri professionisti e su quella che è la nostra popolazione per poter definire quelli che sono gli avvenimenti di un secondo momento. In più,
quello che sappiamo benissimo, che è già uscito più volte, è che la situazione che abbiamo adesso sul modello di erogazione non ha mai tenuto in conto dell'epidemiologia e non ha mai tenuto in conto dei bisogni della popolazione. Non ha mai fatto i calcoli con qualcuno che c'era di fuori, che era l'utente del nostro sistema. Ci siamo sempre fatti i conti in casa e questo ha portato poi a una definizione di modelli che sono obsoleti, che costano, che hanno permesso anche di fare altre cose e che quindi ora devono essere rivisti per poter dare delle risposte effettive, non solo ai professionisti ma soprattutto ai nostri cittadini. Sappiamo benissimo che, e questo ci viene detto, ho dimenticato la fonte, che è l'Università Bocconi, quello che ci viene detto ormai da più parti è che il modello unico basato su una disciplina sulla quale noi siamo cresciuti, tutti noi siamo cresciuti negli ultimi da sempre praticamente, con quello che è un unico modello disciplinare, il modello medico. Questo perché all'epoca doveva essere così, all'epoca andava bene così ed è giusto probabilmente che sia nato così il percorso. Ora però quello che ci viene richiesto è una diversificazione di quelle che sono le competenze e delle discipline. Quindi se noi pensiamo che praticamente nei nostri ospedali sono stati creati i reparti, sono stati creati i posti letto in base alle specializzazioni. Abbiamo la specializzazione di cardiologia, abbiamo i posti letto di cardiologia, abbiamo la specializzazione di nefrologia, abbiamo i posti letto di nefrologia, più dipartimenti, più eccetera eccetera. Non sta più in piedi questo sistema, non può più stare in piedi, perché il paziente che abbiamo visto prima essere un paziente che vive di più e avere più patologie croniche non può più essere ricoverato in un posto letto di una disciplina, perché o questo gli mettiamo le rotelle sotto e continuiamo a farlo girare tutto il giorno tra le diverse discipline cliniche, oppure probabilmente bisogna pensare che i disciplinari clinici devono cominciare a girare invece loro intorno ai letti. Il problema è che però in questo modo chi diventa il punto di riferimento di questi pazienti sono gli infermieri, perché gli infermieri riescono a dare delle risposte che non sono di tipo clinico specialistico ma sono basati sui bisogni, la nostra disciplina si basa su questo. Questo è il gap sul quale stiamo discutendo in questo momento, perché tutte le evidenze stanno andando verso una modalità di organizzazione basata per percorsi, processi, aree omogenee, piattaforme e quant'altro, e su questo sfido qualunque medico specialista a riuscire a accompagnare il paziente in tutto il suo percorso. Dall'altra parte dobbiamo riuscire però a trovare una quadra per poter dare delle risposte, quindi evidenze scientifiche che ci portano su una traiettoria e verso la quale la professione sta andando, è pronta, sta andando, già lo sta facendo. Dall'altra parte invece però ancora chiusure di retaggi piuttosto che di abitudini, piuttosto che di situazioni solidificate negli anni, non si danno colpe per l'amor di Dio, però bisogna cominciare a fare dei ragionamenti per le risposte e soprattutto per la sostenibilità del nostro sistema. Quindi la cronicità e la pluripatologia ci comportano l'impossibilità di assegnare il bisogno a un sapere, quindi il modello per acuzie, e quindi dobbiamo spostarci sull'idea di un'assistenza basata sul coordinamento dei saperi sullo specifico individuo, quindi coordinare le diverse discipline su quelle che sono i bisogni del nostro paziente. Questo era un editoriale del 2012, quindi giusto per ricordare che già da tempo come professione infermieristica ragioniamo con un certo tipo di mentalità e già da tempo stiamo sponsorizzando il cambiamento di alcuni modelli. In alcune situazioni si sta evolvendo, in altre siamo un pochino più rallentati, però tendenzialmente il futuro per rendere sostenibili i nostri sistemi anche a livello regionale è inevitabilmente quello. Questa la salterei. Quelli che sono i presupposti organizzativi che anche dal punto di vista di letteratura ci pongono e ci vengono richiesti, è di acquisire dei modelli organizzativi diversificati. Non vi ho portato quelli che sono gli elenchi dei vari modelli, dal chronic care model piuttosto che altro. Il concetto è che si sta ragionando per PDTA. Quando il piano nazionale delle cronicità ragiona sui 10 percorsi, ragiona sui 10 PDTA, e i PDTA non possono essere estesi dal punto di vista di un'unica disciplina, perché il percorso diagnostico terapeutico assistenziale deve essere
creato con tutte le professioni che sono coinvolte attorno a quel tipo di paziente cronico, e quindi lì serve quella che è la disciplinarità infermieristica nella risposta di quel problema. Naturalmente tutta la parte rispetto a quella che è la documentazione sanitaria condivisa, informatizzata, il consolidamento dell'offerta territoriale, piuttosto che la figura anche, quella che è un'evoluzione formativa. Noi da anni parliamo degli infermieri di territorio, gli infermieri che fanno ADI, i liberi professionisti, gli infermieri di famiglia e di comunità, ormai stanno prendendo campo in più posizioni possibili negli ultimi anni. Dall'altra parte però, nel momento in cui io mi sto evolvendo in risposta, voglio che anche le altre professioni evolgano, e quindi che anche il medico di medicina generale non ragioni più sulle 10 ore di sportello fisico alla settimana, perché poi ci sono altre attività da fare, piuttosto che avere tempo per assolvere alla burocrazia che gli viene data, gli viene fornita, e che viene però anche in modo lauto ricompensata dal punto di vista economico, perché ce le possiamo dire queste cose, lo sappiamo, lo sanno anche loro. Quindi dall'altra parte, quindi, che l'avanzamento e le richieste siano di tipo omogeneo sulle professioni, perché quello che è anche uscito dalla presentazione, spero di non sbagliare, del dottor Barone, quando ha fatto tutto l'excursus normativo rispetto alla nostra professione, è che la differenza fondamentale è che, anche quando si parlava della dirigenza, la dirigenza medica è stata una cosa acquisita a pioggia, in un modo trasversale, e acquisito ormai per nascita praticamente. Nasci medico e nasci dirigente, punto, questo lo sappiamo. Noi siamo in una continua situazione di dover verificare, produrre dati, dimostrare ormai che cosa? Che ormai sono 10 anni che sosteniamo il sistema, sosteniamo l'economicità, gestiamo il 70% delle risorse umane, rappresentiamo il 48% delle risorse sanitarie nel sistema sanitario nazionale, più di questo, però va bene che tu lo faccia. Va bene che tu lo faccia, tu lo fai perché io ti dico di farlo, l'importante però è che la tua firma non sia su nessun documento, perché alla fine è questo il problema, mettere il nero su bianco. L'altra cosa importante che vorrei sottolineare rispetto ai presupposti organizzativi, perché sono stata contenta di trovarlo nel Piano Nazionale Cronicità, perché è un modello veramente innovativo, che il Population Health Management è nato da poco. Fate il calcolo che una delle prime pubblicazioni di circa 5 anni fa rispetto a questo modello, che ha un fine ben specifico. Non approfondisco il modello, però è interessante perché davvero basa l'organizzazione su quella che è l'epidemiologia della popolazione, quindi fa dei riferimenti partendo da quelle che sono le necessità di quel determinato territorio, e su questo come infermieri possiamo dire la nostra. Ah, eccola qua, 2008 la pubblicazione, 8 anni fa la prima. Quindi quello che ci viene detto da più parti è, lo sappiamo, la flessibilità organizzativa, la centralità del paziente, il coordinamento e l'integrazione nella pratica clinica. Ma prima di tutto, prima che farcelo dire dall'esterno, dobbiamo essere noi a crearceli questi percorsi. Dobbiamo essere noi in grado di riuscire a proporre quelle che sono delle alternative rispetto a quelli che sono i vecchi modelli, basandosi su quelle che sono cosiddetti coordinamenti trasversali e i nuovi ruoli di responsabilità, dove la prima volta che abbiamo fatto un ragionamento rispetto al percorso delle competenze, nel momento in cui abbiamo ragionato con l'Università di Bocconi, col quale poi abbiamo fatto anche tutto il percorso nazionale, ci dicevano i ruoli contendibili, dovete andare a prenderveli, dovete conquistarveli, dovete portarli a casa. Abbiamo detto, ancora, ci siamo appena fermati, adesso dobbiamo ricominciare. Però sì, non ci possiamo permettere di fermarci, soprattutto in questa fase. Ed è sulla base di quello, poi sul discorso dell'evoluzione delle competenze, che abbiamo fatto il ragionamento, che poi vi accennerò dopo, ma che verrà poi esploso domani dalla senatrice Silvestro. L'ultima parte per concludere rispetto a tutta questa carrellata di sistema è rispetto al nostro. La prima cosa che mi è venuta da fare è facciamoci una fotografia, cerchiamo di capire come siamo messi a livello di professione. I dati al 31 gennaio 2016 ci davano 433.000 professionisti, siamo la famiglia professionale più numerosa.
I medici sono circa 400.000, se non sbaglio. Abbiamo 270.000 dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale, quindi rappresentiamo il 41% di tutti i dipendenti del Sistema Sanitario e rappresentiamo il 51% del comparto, giusto per farsi un'idea di quanto grosso siamo. Abbiamo 39.000 infermieri liberi professionisti rispetto a quelli che sono i dati di EMPAPI. Abbiamo scoperto, io personalmente ho scoperto da poco, che abbiamo anche 2.000 infermieri del militari e polizia, si dice, vero Pierpaolo? L'abbiamo scoperto da poco perché abbiamo fatto anche un evento pochi giorni fa proprio a Roma di questo tipo, abbiamo scoperto veramente un mondo difficoltoso per questi colleghi, quindi stiamo cercando di costruire un raccordo. Nel 2014 contavamo circa 16.198 colleghi disoccupati. Parliamo del 2014, contro 11.600 infermieri laureati, con un'uscita dal sistema di circa 3.000-4.000 colleghi ogni anno. Inoltre abbiamo anche un altro dato a nostra disposizione da tenere presente, la quantità dei colleghi cosiddetti inidonei, quelli che hanno delle restrizioni, quelli che sono ad operare in realtà, definiamole protette, perché hanno delle difficoltà fisiche, stiamo invecchiando, non so voi, ma stiamo invecchiando come famiglia professionale, quindi stiamo andando verso anche una necessità organizzativa di questo tipo, dove rispetto a quello che è un tavolo fatto in regione rispetto agli inidonei abbiamo circa un 3%, circa 11.000 unità, con una previsione nei prossimi anni di arrivare all'11% degli inidonei, quindi un problema da prendere seriamente in carico visto quello che può impattare sui sistemi. Capiamo bene quello che è, può essere l'impatto di un collega neoassunto in un'azienda che ha 4 posti di infermieri da assumere, 4 disponibilità per poter assumere infermieri in una struttura dove magari ha avuto 50 uscite durante l'anno, dover arrivare ad assumere quello che è un inidoneo. Nulla da dire, per l'amor di Dio, però o gli si trova una collocazione opportuna perché riesca a lavorare nel migliore dei modi, oppure non si riescono a incastrare quelle che sono le necessità sia del collega che dell'organizzazione. Abbiamo all'incirca 16.000 studenti all'anno nel corso di laurea di infermieristica, più o meno sui 3 anni sono 50.000, sono naturalmente in più perché vengono calcolati poi anche comunque gli immatricolati fuori corso e quant'altro, che sono pari al 48% degli studenti di scuola medicina e chirurgia. Poi andiamo a vedere quanti professori ricercatori disciplinari abbiamo, qui abbiamo preso ad esempio quelli che sono i professori ricercatori in odontoiatria e lascio a fare voi quello che è un possibile ragionamento. Tornando a qualche numero, ma sto andando verso la conclusione, quindi ho quasi finito di dare i numeri, però mi sembravano interessanti perché quelli riferiti al 2015 ci danno un rapporto infermieri versus medici che è basso, molto basso rispetto a quello che è la media europea. Se vedete ci sono proprio il quantitativo di medici e infermieri, questo è riferito, se non sbaglio, al sistema sanitario, perché vedete che l'Italia lo dà 331.000, più o meno sono i dati di quelli che sono gli infermieri attivi. E quindi una percentuale per 100.000 abitanti che sono numeri decisamente non rincuoranti, ma come si diceva anche prima nell'intervento del Presidente Zappulla. In tutto questo ragionamento, quello che si è fatto partire circa 2 anni fa insieme al Ministero, perché il Ministero non è vero che non si è accorto che se va avanti su questa strada l'organizzazione del sistema sanitario, il sistema sanitario salta. Il baratro di cadere nella distruzione del sistema sanitario nazionale, come è successo in Inghilterra, non è ancora superato, siamo ancora lì, siamo ancora lì sul filo del burrone, non ci siamo salvati ancora e non ci salveremo finché non verrà riorganizzato il tutto. Quindi nel momento in cui il Ministero fortunatamente si è accorto di questa cosa, è partito anche su sollecitazione della Comunità Europea con questo progetto Joint Action, che sono poi quei numeri che adesso stanno uscendo rispetto a quelli che sono appunto le nostre popolazioni professionali rispetto ai diversi territori.
L'Italia, sembra che ci sia questo dato, i dati vengono da quelli che sono dati portati dai PASVI, da GENAS, dal Ministero, dalle Regioni, c'è una banca dati che viene rimpolpata da diverse istituzioni che quindi poi porta una formulazione. Praticamente ne è derivato che abbiamo all'incirca una media di 6,1 infermiere per 1000 abitanti, questa è la media nazionale. Abbiamo però un aumento della media, della densità, rispetto a tutti gli altri paesi. Tutti sono in controtendenza, tutti stanno assumendo, o come dipendenti o in libera professione, comunque tutti stanno aumentando le truppe infermieristiche all'interno dei loro sistemi, tranne l'Irlanda, l'Italia, l'Olanda, la Spagna, la Repubblica Ceca, eccetera, eccetera, con un'inversione. C'è da dire che però partiamo anche da situazioni diverse rispetto a tutti questi paesi. Quello che è il ragionamento che si è cominciato a fare, si sta facendo e per la prima volta quest'anno è stato presentato tutto, c'è stato il convegno due giorni, l'altro ieri a Roma, sulla presentazione dell'ulteriore fase di questo progetto, è che questo, quello che cambia è un modello che viene basato sui bisogni epidemiologici. Quindi il Ministero ha cominciato a ragionare con le professioni, ha ragionato con le regioni e quant'altro, e anche con Agenas, che questo è fondamentale visto che ha un ruolo importante rispetto a quelli che sono i risultati in questo momento di Agenas. Quello che è stato fatto è: cominciamo a ragionare di che cosa abbiamo bisogno come popolazione. Abbiamo detto che andiamo a restringere sugli ospedali per acuti, e lì mi viene da dire che la popolazione infermieristica o comunque delle risorse sanitarie come risorse umane non è più diminuibile, siamo già arrivati al fondo del barile, quindi lì non si può più tagliare per andare a mettere sul territorio. Il futuro ci porta appunto sul territorio, strutture sul territorio, cure intermedie, subacuti, eccetera, eccetera. Quello che ne viene fuori è: andiamo a fare il calcolo di quanta popolazione infermieristica ci dovrebbe servire nel prossimo futuro. E c'è da dire che questo progetto a livello europeo ha preso praticamente in sperimentazione solo 5 professioni sanitarie, tra cui quella infermieristica. Quindi non stanno facendo i calcoli ancora su tutti, stanno lavorando per priorità, e noi siamo stati la prima priorità che hanno posto come professione. Quello che ne è venuto fuori praticamente è che la carenza di infermieri va dai 18.000 alle 90.000 unità. Perché questo gap? Il gap nasce perché, se andiamo a ragionare subito con quella che è la riduzione, la questione degli orari di lavoro che abbiamo visto prima della Comunità Europea, abbiamo fatto un calcolo veloce, ne mancano 18.000 per rispettare i turni. Dopodiché abbiamo fatto un altro calcolo. Allora, la Unione Europea, la media degli infermieri per 1000 abitanti è una media di 9. L'Italia in questo momento è a 6.1, con quelle punte, perché anch'io vengo nel club con voi, perché anch'io sono a 5.1 come Lombardia, con queste punte dove ci sono delle regioni che hanno un 6.8 per 1000 abitanti, ci sono delle regioni che hanno il 3 e il 4 per 1000, ok? Quindi quello che si è detto è: cominciamo a ragionare, non possiamo riuscire a sfornare 90.000 infermieri in 3 anni, ma facciamo un ragionamento a lungo termine. Quindi abbiamo detto: l'urgenza immediata è di livellare tutti almeno al 6.1 su tutte le regioni. Ci prendiamo 5 anni di tempo, perché dobbiamo dargli il tempo per studiare. Esatto, anch'io. Quindi già io andrei bene lì. Già quando sono andata in Regione Lombardia a trattare sui fabbisogni formativi, gli ho detto: ma a me già 6.1 mi va bene, un punto in più, quindi a me va bene. L'obiettivo è che da qui a 5 anni il livello dovrebbe essere portato al 6.5 per arrivare sul decennio ad arrivare almeno a 7. Non tendiamo ad arrivare al 9 della media europea per un semplice motivo, perché abbiamo scoperto che c'è un bias nel calcolo europeo, che è l'inserimento di altre professioni sanitarie, non è puro fatto sugli infermieri, quindi noi invece ci basiamo solo su di noi infermieri. Quindi questo è la forbice di questo dato. E infatti quello che è successo anche quando siamo andati a contrattare i fabbisogni, che anche voi fate nella vostra regione, andiamo a contrattare i fabbisogni formativi all'interno delle università, C'è stato un periodo di schizofrenia, dove i PASVI chiedevano una cosa, le regioni le chiedevano un altro, e poi le università facevano quello che volevano, sulla base delle loro possibilità, naturalmente. Quello che è venuto fuori praticamente è che negli ultimi anni le richieste sono andate via diminuendo un po', e parlo anche per esperienza personale, perché a forza di chiedere 4.000 e te ne danno 1.000, a un certo punto dici:
cioè onde evitare di passare per matta, andiamo a livellare un attimino. La cosa interessante però di quest'anno, di diverso rispetto agli anni, è che l'abbassamento dei numeri è derivato anche dal fatto che abbiamo fatto proprio un calcolo rispetto alla proiezione e abbiamo detto guardiamo veramente la fattibilità e soprattutto tu Ministero della Salute parla col Ministero dell'Istruzione e della Ricerca perché devi andare a sostenere le università per la formazione, non è che possiamo andare a formare la gente qualitativamente in modo diverso rispetto agli altri percorsi, perché soprattutto quello a cui bisogna puntare non è solo a produrre numeri, ma mantenere uno standard formativo molto elevato che ci viene riconosciuto a livello europeo. E infatti questo, scusate, è bruttissimo perché è un po' sfocato, ma l'ho rubata proprio da altre slide che abbiamo presentato al Ministero, quello che è successo è che in alcune realtà, in molte realtà devo dire, rispetto agli anni passati c'è stata molto meno discrepanza tra i dati presentati dai PASVI e i dati presentati dal Ministero verso l'università e questo dà maggiore forza di poter ottenere dei risultati. Quindi in questo quadro quello che abbiamo provato anche a ragionare, ma vi ho messo semplicemente due slide rispetto a quello che sarà poi approfondito nella giornata di domani, è che in tutto questo quadro quello che è la volontà di fare anche lo sviluppo clinico degli infermieri e di poter sostenere la formazione specialistica non solo dal punto di vista della formazione o dal punto di vista della dirigenza, ma anche dal punto di vista della clinica. Perché se noi andiamo a ragionare sulla gestione di percorsi, sulla gestione di piattaforme e di aggregazione di target di pazienti cronici, dobbiamo ragionare con dei professionisti che hanno una specialità nel gestire questi tipi di pazienti. Quindi il ragionamento che è stato fatto rispetto a quelle che erano le competenze, le cinque aree che poi sono diventate sei della 43, eccetera, eccetera, è appunto di sviluppare le competenze su due assi, competenze avanzate, specialistiche, eccetera, eccetera. L'asse della gestione, che è quindi quella che già conosciamo, quella che è il percorso, diciamo, verticale che già conosciamo, ma quello che ci interessa di più in questo momento ed è quello che rappresenta veramente la professione infermieristica e la disciplina infermieristica è lo sviluppo dell'asse della clinica, quindi approfondire delle competenze assistenziali disciplinari e quindi riuscire a modificare quelli che sono dei percorsi. E questo è il famoso schemino che ormai penso conosciate praticamente tutti rispetto proprio a questa possibilità di evoluzione, dove andiamo a vedere il percorso il percorso cosiddetto gestional e sulla base invece il percorso professional. Quindi, per concludere, cosa ci serve? Non rispondetemi tutto perché lo so. Io tento a rispondere a quella cosa, quando vedo qualcosa che non va cerco di sistemarla, non mi fermo solamente a criticarla. Sicuramente quello che è un impegno ed è quello che stiamo cercando anche di stiamo portando avanti, stiamo sostenendo dal punto di vista di federazione con tutti i collegi, quindi sia sul livello ministeriale nazionale ma anche e soprattutto su quello che è il livello delle regioni e quindi con il contributo fondamentale dei presidenti e dei coordinamenti per chi ce l'ha, di poter impattare su quelli che sono i nuovi modelli organizzativi, quindi anche il fatto di aumentare l'efficienza e l'appropriatezza del sistema, quindi anche tutto il ragionamento sui fabbisogni che veniva portato prima, cioè non è da poco riuscire a ragionare a livello di una regione rispetto a quelli che sono i numeri sulla complessità piuttosto che sui posti letto o quant'altro, quindi un lavoro che deve essere fatto in maniera completa. Dall'altra parte quello che si diceva rispetto all'innovare i modelli organizzativi e i processi di lavoro, e lì mi viene da dire che dobbiamo anche essere noi a proporre i nuovi modelli andando ad approfondire quello che c'è ed esiste, andando a fare anche benchmark nelle altre regioni, perché comunque quello che posso mancare io potete averlo voi piuttosto che viceversa, e questo è fondamentale il confronto. Dall'altra parte quello che è l'obiettivo fondamentale naturalmente è di poter rispondere, valorizzare, finalmente far emergere alla luce di quello che già tutti i giorni nel sottobosco e rispetto alle organizzazioni gli infermieri fanno. Cioè già il sistema viene sostenuto dagli infermieri, già ci sono i percorsi dei pazienti, già ci sono le competenze avanzate, già ci sono le competenze cliniche, però a questo punto, e però qui non c'entriamo noi, sicuramente come Federazione PASVI
La necessità è, oltre alla valorizzazione e al riconoscimento dal punto di vista organizzativo, e lì siamo noi che ci impegniamo, ci vorrà poi in un secondo momento, quando sarà possibile naturalmente, la possibilità almeno di avere il riconoscimento anche di tipo economico. Mi piace chiudere con questa frase col professor Del Vecchio, che è un po' il mio diavoletto sulla spalla, perché tutti i giorni praticamente mi dice quanto valiamo, ma quanto ancora non riusciamo ancora a farlo vedere, a dimostrarlo, e che quindi dimostrare il buono, dimostrare quello che è veramente la professione infermieristica con delle produzioni, e che continuamente mi viene a dire: con tutto quello che sta avvenendo, con tutte le evidenze che si stanno verificando, con tutte quelle che sono ormai le congiunture astrali di questo momento, siete voi candidati naturali per essere protagonisti. Dovete prendervi tutto quello che vi spetta. È faticoso, ma dovete assolutamente prendervelo. Grazie. Grazie Beatrice, vorrei soltanto corredare questi dati, che devo dire, per i quali credo che Beatrice possa condividere. Dobbiamo ringraziare anche gli uffici della federazione, che stanno lavorando tantissimo per fornirci una mole di dati, devo dire precisi, che ci permettono di portare in giro per l'Italia uno spaccato della professione e di quello che sta accadendo, molto puntuale. Quindi è il caso anche di ringraziare forse lo staff della federazione, il personale dipendente, perché lavorano tantissimo su questo. Volevo soltanto aggiungere, perché una ciliegina sulla torta, un'ulteriore lacrima poi, perché avevo detto visto che il pianto ormai è cominciato, lo continuiamo per un attimo, perché avevo anticipato loro che ieri ho avuto il privilegio di partecipare ad un convegno che trattava di precariato in sanità, e che tra le altre cose, nei dati che abbiamo rilevato in federazione, abbiamo notato che esistono in Italia un numero di precari che si attesta intorno ai 10.000 infermieri, che è un dato che è andato a ridursi rispetto al 2009, ma per effetto del quale però non è che 3.000 di questi hanno trovato stabilizzazione, ma semplicemente sono usciti a termine di un contratto a tempo determinato, ma non sono stati sostituiti. Quindi abbiamo perso ulteriormente, anche tra i precari, ulteriori 3.000 infermieri. Quindi questi sono dati veramente allarmanti, e a niente serve probabilmente il DPCM 6 marzo 2015 sulle stabilizzazioni, perché gli effetti non si vedono, e probabilmente è soltanto un modo per spostare fino al 2018 il problema, per poi, come ha detto Beatrice bene, sull'onda dell'entusiasmo il Ministro annuncia l'assunzione di 6.000 operatori da dividere tra medici, infermieri e quant'altro, poi alla fine non si vede nessun effetto pratico. Io, prima di dare la parola a Carmelo Spica, che chiuderà questa sessione, vi ringrazio per l'attenzione, veramente faccio ancora i complimenti per quello che è stata un'anticipazione, quindi per questo programma nutrito, interessante, importante, che nei prossimi giorni si preannuncia veramente ancora molto interessante, che avrò il piacere di seguire da quell'altra parte. Quindi grazie da parte mia e tutti voi, e buon proseguimento. Carmelo. Grazie per Paolo. Io vorrei ringraziare tutti i relatori per la qualità e la completezza delle relazioni, e dato l'orario vorrei aprire subito la tavola rotonda invitando la giornalista dottoressa Laura Compagnino. Buonasera, grazie per la vostra pazienza e per la vostra partecipazione ovviamente. Abbiamo un po' ascoltato tanti interventi che mettono in luce tutti il ruolo fondamentale che l'infermiere svolge, che non è ovviamente più quello che ha descritto all'inizio il dottore Barone dell'ausiliare, ma del care manager, che in Sicilia ha una specificità maggiore. Due giorni fa circa un vostro collega è stato aggredito in un pronto soccorso. Questa è la realtà che noi conosciamo, una realtà complessa, perché la Sicilia è una terra complicata. Quindi io vorrei sviscerare alcuni punti degli interventi che sono stati fatti, partendo dalla dottoressa Mazzoleni, a cui proprio
sulla vicenda Sicilia, chiedo, secondo lei il modello che per esempio è stato fatto in alcune regioni del nord sulle unità operative sociosanitarie è replicabile da noi? Le posso chiedere solo una specifica? Quando parla di unità operative sociosanitarie parla di quelle aree vaste, sì, praticamente, territori, sì, ospedali, ok, perché hanno un sacco di nomi di diversi da noi adesso. Infatti si chiamano SST, perfetto, una grazie cosa, mille. Una via di mezzo. Allora, io credo che qualsiasi modello non possa mai essere preso e trapiantato, mai, non può funzionare, tant'è che è anche per quello che hanno diversi nomi. Il modello di base è proprio quello di trasversalità dall'ospedale al territorio per accompagnare i nostri pazienti. In Emilia-Romagna era partito più di 10 anni fa, anche sulle case della salute, che però adesso stanno tornando indietro, hanno trovato comunque che ci sono delle criticità e sono tornate indietro. Noi stiamo partendo adesso, in Regione Lombardia abbiamo fatto la riforma l'anno scorso e stiamo cominciando adesso. Credo che sia il modello del futuro, che però deve essere riformulato e riorganizzato sulla base del territorio, sulla base dei professionisti, sulla base dell'epidemiologia, della popolazione e di quello che è già presente sul territorio, perché non si può pensare di fare un nuovo modello organizzativo radendo al suolo tutto quello che c'è, ricostruendo, anche perché la frase magica che mettono sempre è senza risorse economiche aggiuntive, quindi i conti da fare poi sono quelli con quelli che abbiamo già in tasca. Ripeto, il futuro deve andare lì, ma perché dobbiamo rispondere a dei bisogni, non perché è solo una volontà nostra di professionisti o altro, ma perché abbiamo visto che la tipologia di cittadini è quello che ci richiede. Non è semplice, bisogna fare un ragionamento sul lungo tempo e soprattutto coinvolgere tutte le professioni, però si può fare. Bene, è proprio come modello del futuro, slow medicine è un modello importante, certamente innovativo, e proprio perché io faccio la giornalista, quindi mi attengo molto alla cronaca, in Sicilia è realizzabile? In una terra in cui le strutture non sono meravigliose, ammettiamolo, siamo fra di noi, lo possiamo dire, non tutto va bene, ci sono carenze d'organico, strutture non eccelse e una serie di difficoltà anche legate a un passato abbastanza burrascoso. Lei cosa ne pensa? Se sono qui è perché penso che si possa applicare. Era una provocazione, ovviamente l'ho provocata proprio per questo. Come? Provocazione accettata, naturalmente. Non so. Allo stesso modo con cui i professionisti che il codice deontologico lo hanno letto, ogni tanto lo vanno a guardare e che attraverso il codice risolvono le difficoltà che si incontrano nella vita di ogni giorno, possono fare. Provo a spiegarmi. Slow Medicine è una rete di amici, un gruppo di amici che, a partire da una serie di elementi di conoscenza oggettivi, perché derivanti da evidenze scientifiche, si accorge che occorre perfezionare le competenze relazionali e comunicative tra professionisti prima e contemporaneamente all'instaurazione di nuovi modelli. Se il passaggio delle consegne tra un turno e l'altro non è accompagnato da una seria, approfondita acquisizione di responsabilità da parte di chi dà le consegne e da parte di chi riceve le consegne, non sono i moduli, non sono i supporti, non è il software, non è il modello organizzativo reclamizzato che consente di dare le consegne in maniera approfondita, completa. È una valorizzazione piena del momento di relazione tra professionisti come elemento di valore aggiunto imprescindibile se vogliamo parlare di qualità e di sicurezza dell'assistenza. Cioè,
Sto provando a sottolineare come si deve passare attraverso una rivisitazione profonda del valore rappresentato da noi professionisti chiamati a svolgere quotidianamente la nostra attività in termini di assunzione di responsabilità piena rispetto a quello che facciamo. Quello che dice Slow Medicine è: non ti fidare dell'ultima novità lucidata a specchio, reclamizzata come risoluzione certa di tutti i problemi della tua vita, perché molto probabilmente quello è soltanto marketing, quello è soltanto una attività di produzione di beni che legittimamente vuole piazzare sul mercato i suoi beni. Va benissimo, legittimo. Prima di accettare un bene reclamizzato come salvifico, come soluzione dei problemi, e questo non vale solo per gli infermieri, vale per i direttori amministrativi, vale per gli uffici acquisti, vale per gli uffici tecnici, prima cioè di riporre la tua fiducia e riporre tutte le tue aspettative in qualcosa che il mercato ti mette a disposizione facendo il suo mestiere, cioè presentandotelo con grande enfasi, prova a vedere se veramente quella cosa corrisponde ai tuoi fabbisogni. Prova a fare Health Technology Assessment. Health Technology Assessment, cioè valutazione delle tecnologie sanitarie, intendendo per tecnologie non soltanto le apparecchiature, ma i sistemi organizzativi, i PDTA, che sono tecnologie sanitarie. Andiamo prima a vedere se veramente le criticità che noi incontriamo nella vita di ogni giorno possono essere risolte mediante l'utilizzo della novità, della nuova tecnologia e quant'altro. Allora, questa assunzione di responsabilità non può non essere fatta attraverso un paziente, faticoso lavoro di costruzione e di consolidamento di una cultura delle relazioni e delle competenze tra professionisti, come con molto piacere ho sentito dire poc'anzi. Il lavoro che va fatto, il lavoro che Slow Medicine propone, con le sue piccole schedine a costo molto vicino allo zero, frutto di un lavoro paziente ma senza sovvenzioni e finanziamenti internazionali, è esattamente quello di proporre, promuovere la responsabilizzazione, il piacere di aggiornarsi non per acquisire crediti ECM, ma per far meglio, rispondere meglio alle esigenze dei pazienti. Quindi altro che spazio, c'è un sacco di spazio in Sicilia per Slow Medicine. L'auspicio è che si faccia subito, senza dubbio. E in questa sfida, perché questo è, ovviamente c'è anche l'utente. E quindi gli utenti sono pronti, perché non, io credo, sono profana, che ci sia un aspetto sanitario, ma che ci sia anche un ruolo importante dell'utente. L'utente sicuramente aspetta e pretende quelli che sono il massimo della qualità del servizio. È chiaro che è molto attento a come si evolverà anche questa nuova organizzazione. Attento e cercherà di sollecitare attraverso le organizzazioni rappresentative, le organizzazioni che tutelano appunto l'utente, il cittadino, il malato, cercherà di stare attenti a che, diciamo, tutte le modifiche che verranno apportate non vadano a danneggiare quella che è la qualità del servizio, della terapia, della cura. Su questo sicuramente noi saremo molto più attenti e cercheremo di monitorare un po' tutto questo cambiamento che speriamo che vada in porto, ma guardando sempre che sia efficiente ed efficace per il migliore funzionamento del servizio sanitario. Sì, di fatto la parola d'ordine di tutti è una sanità a misura di paziente, efficiente e che sia anche razionale sotto l'aspetto dei costi, e quindi su questo vorrei sentire il dottore Barone, anche perché la sua azienda è stata una delle prime, credo, che ha istituito le unità operative complesse. Poi le devo fare anche una domanda rispetto all'attività libero professionale. Sì, una riflessione che anticipo un attimo, perché sul problema dei costi e sulle dotazioni organiche, il Civico presenta una dotazione organica di circa 1.300 unità.
Prendiamo un attimo l'esperienza dell'ospedale civico di Palermo come riferimento su cui poi posizionare le altre riflessioni. Proprio questa mattina mi arriva la lettera con cui si lamenta l'assenza di 30 unità, sostanzialmente rispetto a quella che è un'esigenza minima operativa, e lì posso dire che in fondo spendiamo circa 51 milioni di euro l'anno per pagare gli infermieri, o quantomeno gli stipendi che vanno agli infermieri. Scusate il termine infermiere perché lo prendo subito per poter individuare una figura professionale nell'ambito della compagine organizzativa, però quello che è emerso nelle discussioni, e ringrazio chi mi ha preceduto per uno spunto che mi ha offerto, e cioè che noi ragioniamo in questo momento sulla consapevolezza di un ruolo. Che cosa fa l'infermiere? La ricchezza dei contributi che sono stati dati, e ringrazio soprattutto la dottoressa Mazzoleni perché ha usato un termine, le traiettorie. Traiettorie intese come definizioni di ruoli all'interno delle organizzazioni. Quindi che cosa fa l'infermiere, dove e come lo fa? Però mi devo porre anche un altro problema e forse merita una riflessione, ritengo che nel prosieguo dei lavori questa verrà fuori. Chi organizza il lavoro degli infermieri? Perché vedete, il problema dell'organizzazione del lavoro, come per l'ambito infermieristico, come per ogni altro ambito, è fondamentale, perché nel momento in cui io ho la risorsa, che probabilmente numericamente non è adeguata, probabilmente lo potrebbe essere ancora di più, o possibilmente siamo in una condizione ideale, se non si fa una riflessione sulla corretta organizzazione del lavoro, tutto quello di cui stiamo parlando è perso, è assolutamente inutile, perché significa che io ho 10 infermieri, non li so organizzare, e poi in un contesto produttivo dove vengono utilizzati male, probabilmente ci sarà il primario che mi verrà a chiedere altro personale infermieristico. Sono due dimensioni che devono camminare di pari passo, perché le cosiddette traiettorie, è bello questo termine, dottoressa, di cui parlava la dottoressa Mazzoleni, cioè proprio come rotte fondamentali nelle quali instradare il lavoro della professione infermieristica, se non sono dimensionate sulla base di esigenze. Io porto un'esperienza, ad esempio, qua ci sono tanti colleghi dell'azienda civico, abbiamo provato, e dico abbiamo provato, a organizzare un presidio ospedaliero, uno dei nostri ospedali, l'oncologico, secondo intensità di cure. Sembra la parolina magica, però anche qui l'autoressa Mazzoleni ha fatto una riflessione importante. Portiamo l'assistenza al letto del malato, perché poi siamo abituati a ragionare per categorie. La specializzazione di suo è una categoria, c'ho la cardiologia, c'ho la medicina interna. Guai a pensare che un infermiere della cardiologia possa andare in medicina interna o viceversa. Io stesso firmo alcune disposizioni, trasferimenti per tante situazioni o meno. Poi ringrazio forse il 161 perché ha dato una scossa al sistema, rimettendo in discussione non soltanto il modello orario dell'organizzazione del lavoro, ma anche situazioni e riflessioni in ordine alla flessibilità di questa organizzazione del lavoro, che non deve essere ancorata. Noi abbiamo fatto un referendum addirittura al civico per condividere con il personale infermieristico la turnistica, mattina, pomeriggio, notte, mattina, perché non potevamo prescindere da quello che è un bisogno concordato, espresso da parte della componente infermieristica, che ribadisco è una delle spine dorsali fondamentali dell'organizzazione assistenziale all'interno di un ospedale, la riflessione sulla turnistica, per dire come l'attenzione riguardo alla organizzazione del lavoro a volte diventa quasi prioritaria rispetto alla definizione di un ruolo che do per scontato. Mi piace quello che è stato detto qui, l'affermazione e la ricerca di un ruolo. Quando la dottoressa Mazzoleni ha detto ma noi che cosa possiamo fare più di quanto abbiamo fatto? Veramente c'è una normativa, una legislazione sull'ambito infermieristico talmente spinta, talmente definita. Io più volte ho detto nel mio intervento
stiamo attenti a una proliferazione eccessiva della normazione, perché l'ho rilevata io per quella che è la mia estrazione giuridica, perché quando si fanno norme su normi, su decreti ministeriali, eccetera, eccetera, c'è il rischio che ci si perda. Addirittura il colpo finale, che è un colpo positivo, è dato dal decreto di recepimento della normativa comunitaria, che quasi diventa una norma cornice che definisce il perimetro correttamente, ma il perimetro circonda, stringe e definisce. Fuori da quel perimetro che cosa ci deve essere? Anche sul discorso della libera professione, qui l'anticipo, dottoressa, io personalmente, per quella che è la mia esperienza, per questa situazione soverchiante della cultura del dirigente medico, diceva bene dottoressa Mazzoneri, si diventa medico e poi si è naturalmente vocati a diventare dirigenti all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, si nasce infermieri, ma è una lotta fatta di lacrime e sangue per poter assurgere un ruolo dirigenziale, che la normativa sembra quasi delicatamente insinuare aprendo piccoli spiragli. Per quanto riguarda attività libero professionale degli infermieri, e parlo io per quella che è la mia esperienza, è un'attività sicuramente surrettizia rispetto a quella del medico, cioè il medico fa parte dell'equipe disciplinare che sostiene il medico nell'attività libero professionale, cioè l'infermiere, ma l'infermiere su quelle che sono attività tipiche del nursery, perché ad esempio noi avevamo un'unità operativa piede diabetico, che era un'unità operativa a vocazione medica, una riflessione non l'abbiamo più confermata, però mi dice il primario, che è un professore universitario, Vincenzo, guarda che è un'attività, la detersione, il mantenimento, la pulizia della piaga di un piede diabetico è un'attività tipicamente infermieristica, però si cerca anche lì di affermare un ruolo prevalentemente medico. Quindi l'attività libero professionale dei medici all'interno delle, cioè degli infermieri all'interno delle strutture ospedaliere è un'altra di quelle cenerentole della sanità, le chiamerei così, è messa per ora da parte, aspetta un cavaliere che la porti a ballare questa cenerentola, perché con viva forza nessuno pone il problema, ma non è un rimprovero agli infermieri o ai sindacati che esprimono la componente infermieristica. È un fatto che ancora l'approssimarsi quasi fortemente alla figura di funzioni, non dico mediche, ma simili a quelle mediche, da parte della componente infermieristica o nei confronti della componente infermieristica non è neanche ritenuta forse fondamentale da parte delle stesse direzioni generali. Quindi il problema diventa soprattutto di smontare alcune categorie che forse non sono normative ma sicuramente mentali, riflettendo su quello che è un percorso di formazione culturale, ma non per la formazione infermieristica. Parlo dei direttori generali, dei direttori sanitari amministrativi che vengono abituati nei corsi di formazione manageriale a guardare aspetti legati alla gestione, al bilancio, ma non anche all'integrazione delle componenti e delle risorse professionali all'interno delle aziende. Grazie. Se qualcuno volesse intervenire, sì, un attimo, se qualcuno volesse intervenire si iscrive o un attimo parla la dottoressa Mazzoleni e poi interverrà. Grazie. Sì, nel senso che sono usciti ancora un quantitativo di spunti non indifferenti. Volevo fare solo un paio di specifiche per potermi confrontare poi con i colleghi relatori. Quando parliamo di modelli organizzativi, siamo assolutamente d'accordo che nessun modello organizzativo può essere la panacea risolutiva di quelli che sono i problemi, finché poi non c'è un ragionamento fatto con i professionisti. Quello che però si sta cercando di sostenere è che questi modelli organizzativi vengano creati, vengano condivisi e vengano studiati insieme ai professionisti e non calati dall'alto e semplicemente messi ad applicare, con il rischio ormai evidente
di non riuscire ad applicarli, perché probabilmente non ci si è ancora resi conto di questo, che finché non c'è una fideizzazione dei professionisti infermieri in questo momento non si riesce ad andare da nessuna parte. E quindi sui modelli organizzativi ribadiamo che è fondamentale avere il riconoscimento delle direzioni infermieristiche come strutture complesse piuttosto che come strutture semplici. Io punto alla struttura complessa e punto al direttore delle professioni sanitarie, perché la organizzazione delle risorse umane è assolutamente strategica per avere i risultati, sono assolutamente in linea con lei, perché comunque senza il riuscire a gestire bene le risorse umane non possiamo avere dei risultati, ma dall'altra parte per gestire bene le risorse umane, mi dispiace, ma non posso sottostare alle richieste personali di un primario, di un capo dipartimento che mi chiede quale, quanti e quando, quale li vuole lui di infermieri. Perché io come direttore delle professioni sanitarie gestisco gli infermieri sulla base delle competenze, delle necessità organizzative e non sulla base delle conoscenze o di quant'altro. Scusate se mi permetto, ma parlo anche della mia realtà e quindi cercare di spostare. E di conseguenza, e poi chiudo, riuscire a fare una gestione di questo tipo anche delle realtà, come ad esempio veniva accennato il piede diabetico, perché anche da noi è proprio stato aperto adesso un reparto gestione infermieristica sul piede diabetico, perché dopo una serie di anni... Come? Ci siamo presi una mezza denuncia per avere chiuso un ambulatorio che era a conduzione medica. Piacere. No, abbiamo aperto i reparti a gestione infermieristica sul piede diabetico piuttosto che ambulatori di gestione del wound care, anche perché a un certo punto ci siamo resi conto dalla casistica regionale che chi aveva le competenze e la formazione per la gestione delle lesioni erano gli infermieri. I clinici applicavano linee guida di 20 anni fa e procuravano danni ai nostri pazienti, questo era il problema. Però in questa situazione, al di là di quelle che sono le carenze delle risorse economiche, cioè dobbiamo riconoscerle queste situazioni e dobbiamo avere il coraggio di dare in mano le responsabilità che noi ci siamo sempre presi e ci prendiamo anche di più di quello che dovremmo prendere, e dall'altra parte quindi riuscire a riconoscere anche dal punto di vista organizzativo. Non so se il collega Pateri voleva aggiungere altro, ma io... Volevo aggiungere qualcosa, secondo me la parola chiave potrebbe essere per l'organizzazione coraggio, avere il coraggio di fare delle scelte, perché guardi, io vengo da una regione che ha cominciato molto tardi anche sulle direzioni infermieristiche, abbiamo avuto il privilegio di avere un assessore regionale che non era sardo, che è l'attuale senatore Nerina Di Rindin, che chiamata dall'allora Presidente della Regione per effettuare una rottura con tutto quello che era la gestione della sanità precedente, e con il lavoro che hanno fatto veramente, che abbiamo fatto come collegi, siamo passati dal niente da noi i dirigenti non era, dirigenti femministici era una parola che non esisteva nel vocabolario della Regione Sardegna, al coraggio di avere i servizi delle professioni sanitarie, perché poi l'interpretazione della norma diventava quella ampliata a tutte le professioni sanitarie, dal niente alle direzioni delle professioni sanitarie, quali strutture complesse in staff alla direzione generale. Con un convincimento da parte di quell'assessore e di quel consiglio regionale che emanò questa norma, perché le direzioni dovevano stare nella direzione strategica, proprio al di sopra veramente di quello che era anche la direzione sanitaria, con tutto il rispetto, perché parlano direttamente tuttora col direttore generale. Nella mia azienda, poi non so se è un caso, quando è stata applicata questa norma, era direttore generale una dottoressa che fa l'amministrativo, e decise, veramente io ero un po' più giovane di adesso, rimasi pure sorpreso, decidemmo di assegnare tutte le risorse al servizio delle professioni sanitarie. È chiaro che questo ha generato un malcontento da parte dei primari, che si vedono sottrarre, che si sono già visti sottrarre a suo tempo i posti letto, che era lo strumento del potere, poi pure gli infermieri. Ma non l'abbiamo fatto, nessuno l'aveva fatto per andare contro, a prescindere i primari, ma con un regolamento che tuttora è vigente, è stato elaborato un regolamento che prevede un rapporto cliente-fornitore, da dove esiste una doppia, come dire, afferenza delle professioni sanitarie, per linea gerarchica al servizio delle professioni sanitarie e sul piano funzionale naturalmente al primario, alla responsabilità operativa. Sulla base però di una negoziazione di quelle che sono le attività,
Per sintetizzare e farla breve, se abbiamo una chirurgia che fa soltanto N inguinali e fa un intervento di colon, ne fa uno ogni 3 mesi, noi abbiamo un posto operatorio naturalmente a bassa intensità, per cui tutti gli infermieri che stanno lì, noi facciamo un ragionamento e li spostiamo con tanti saluti alle urla del primario chirurgo che va in direzione e si lamenta, ma sulle quali praticamente risparmiamo soldi, ma soprattutto riorganizziamo. Certo, io che dirigo questo servizio, chiaramente giro col giubbetto antiproiettile, il caschetto e quant'altro, eccetera. Però per ritornare a Slow Medicine, cioè, naturalmente c'è un consumo elevatissimo di inibitori di pompa, perché così tutti i mal di stomaco li abbiamo sanati in questo modo qua. Però questa è un'esperienza che noi stiamo facendo. Certo, è difficile, perché noi ci avviamo adesso ad una riorganizzazione, alla creazione dell'ASUR, un'azienda sanitaria regionale, e chiaramente bisognerà capire se questo modello riuscirà a superare le forche caudine di quello che sarà la nuova direzione generale. Però noi possiamo produrre risultati in questo senso. Dalla nostra parte, 8 anni di sperimentazione sono sotto gli occhi di tutti quanti. Grazie. Grazie, prego. Buonasera, io sono Giuseppe Nava, sono un consigliere del Collegio Provinciale di Messina. Sono stato diverse volte a vari congressi nazionali e oggi fortunatamente sono qui e sto vedendo, diciamo, la costituzione di questa nuova forza che è il Collegio Regionale dell'IPASVI di Sicilia. La chiamo forza perché questa forza deve portare al tavolo istituzionale la disperazione della figura infermieristica, perché noi qua siamo in Sicilia, non siamo a Udine, non siamo a Milano, dove c'è l'ospedale che viene gestito a gestione infermieristica. Noi siamo qua in Sicilia, siamo a terra, non siamo nello spazio, cioè significa sia l'infermiere di Milano o l'infermiere di Udine. Noi siamo in Sicilia, siamo ancora, purtroppo abbiamo il pappagallo e la padella in mano, dove assistiamo il paziente ancora in un certo modo, dove nelle famiglie, quando hai già un posto di lavoro, sei fortunato. E quindi l'infermiere sa incassare, sta zitto, non sa reagire, non sa lottare per un cambiamento. I politici non hanno quella voglia di far cambiare le cose, non so perché, vedi, perché hanno i propri interessi o vedi perché non vogliono che cambi nulla. Qua siamo messi male, qua c'è disperazione. Non si parla mai di sanità privata. Sanità privata, quando si parla in un direttivo, in una riunione, si inizia a parlare dall'infermiere che lavora in una RSA, dove queste RSA vengono gestite con 40 pazienti e un infermiere solo, quindi quello è un infermiere disperato. Non si parla mai delle cliniche private, dove ci sono 27 pazienti e un infermiere solamente. Qua siamo in Sicilia, non siamo a Udine, non siamo a Roma, non siamo a Milano, qua c'è solo disperazione. E quindi io chiedo a questa nuova forza che vada ai tavoli istituzionali, che batti pugni, che faccia sentire la disperazione, la forza di noi infermieri, perché siamo veramente disperati. Io quando vedo quella relazione che ha fatto lei, dottoressa, è bellissima, però l'inidoneità crescerà ogni giorno sempre di più, perché l'infermiere si ammalerà di più, perché due che lavorano con 46 posti di riabilitazione si ammaleranno. Va bene, uno che lavora con 27 posti di chirurgia si ammalerà, va bene? Non arriverà all'over 65, arriverà da paziente a 65 anni. Quale infermiere può arrivare a 70 anni? Scherziamo, arrivi da malato, arrivi da morto, non ci arrivi a 65 anni a goderti la pensione. Quindi io chiedo, e perdonatemi di questo mio sfogo, perché quando vedo parlare solo di sanità pubblica, quando devo parlare, sento parlare, ho visto nella locandina, di sanità penitenziaria, sanità pubblica in generale, ma il piccolo si inizia sempre dal basso, si inizia dal disperato che lavora nella piccola struttura, che viene demansionato, umiliato, nelle cliniche private, dove vengono umiliate, le persone non ce la fanno più. Ecco l'inidoneità, le persone non ce la fanno più. Quindi io vi chiedo a tutto il direttivo regionale, forse tutto questo è successo perché non c'era questa nostra forza, la nostra forza che sarà questo direttivo che deve lottare al tavolo istituzionale per capire a questi politici, denunciare, scioperare, fare di tutto, perché non c'è un paziente di serie A, non c'è un paziente di serie B. Oggi siamo tutti cittadini, ma un domani saremo anche malati, saremo anche pazienti,
Quindi dobbiamo, avete l'obbligo di far cambiare le cose, perché qua siamo disperati, siamo incazzati e siamo disperati. Scusatemi. Sicuramente ti sei perso la mia relazione, perché altrimenti non avreste, mi piace questo intervento così caloroso, ma sicuramente la mia relazione te la sei persa, perché ovviamente se tu avessi sentito tutto quello che ha fatto il coordinamento in un anno, forse nessun altro avrebbe mai fatto quello che siamo riusciti a fare noi. Comunque ci siamo interessati delle strutture private, ci siamo interessati dei colleghi che lavorano con l'assistenza domiciliare, e continueremo a farlo. Ma sai, io ho concluso con una massima, che era quella di Giovanni Falcone. Quando ti puoi rileggere la massima, ti do la presentazione, è una cosa semplicissima: quando ci si deve muovere, ci si deve muovere in tanti; quando si rimane da soli non si fa nulla, come purtroppo è successo a Giovanni Falcone. E questa è la realtà della nostra Sicilia, ma la realtà è che non è armatevi e partite, armiamoci e partite, ma è quello che dobbiamo lavorare tutti quanti. Sai, quando abbiamo organizzato il sit-in, c'era la preoccupazione che il mio collega Vincenzo ha portato la suocera per fare numero, e quindi sai parlare, bravo, mi fa piacere. Sai, io ti dico una cosa, che per quello che stiamo facendo, e tu sei un consigliere, quindi sei a conoscenza di quello che stiamo facendo, avremmo dovuto avere un seguito 3.000 volte superiore alle presenze che ci sono in sala. Scusate, c'è qualcun altro che vuole intervenire? Sì. Dottore Barone, nella sua relazione stamattina giustamente ha fatto una carrellata di quello che è stato il percorso formativo. Da questo percorso formativo noi dimostriamo ancora una volta che non abbiamo mai cercato delle sanatorie, anzi abbiamo sempre voluto acquisire delle competenze, e tutto quello che noi dal punto di vista normativo abbiamo raggiunto è perché l'abbiamo raggiunto, cioè non abbiamo mai chiesto salti di livelli, competenze e quant'altro. Per cui quando noi parliamo di responsabilità entriamo dentro un paradosso, cioè noi non è che la responsabilità la rifiutiamo, la stiamo cercando in tutti i modi, la vogliamo. Il problema è che la responsabilità probabilmente in taluni casi ci viene data quando e nei momenti in cui quella responsabilità ci viene, come dire, buttata addosso, ma non ci viene riconosciuta. Perché quando noi parliamo dei costi della sanità, ognuno di noi fa tante di quelle cose che permette il risparmio. Alcuni esempi: io gestisco personale, se non ho risorse e riesco tramite i miei colleghi, tramite quello che è la gestione delle risorse, a far raggiungere gli obiettivi ai direttori delle unità operative, in quel momento che cosa ho fatto? Ho fatto raggiungere degli obiettivi al direttore delle unità operative con il personale che ho. Quindi è chiaro che non c'è un riconoscimento economico visivo, ma di fatto c'è. Perché altrimenti non si spiega diversamente come che noi con le stesse risorse gestiamo e poi dice non riusciamo. Allora, che cosa voglio dire? Quando la dottoressa Mazzoleni dice che vogliamo il riconoscimento delle unità operative complesse, lo chiediamo e viene chiesto perché c'è un'assunzione di responsabilità a monte che non rifiutiamo, non abbiamo mai rifiutato. Abbiamo messo nei nostri contenitori formativi tutto quello che c'era da mettere e non abbiamo paura nemmeno ad affrontare il comma 566 se c'è da ridiscutere. Però è chiaro che questa attesa da decenni pone questo grosso dilemma: ma quando arriverà questo momento per il giusto riconoscimento della gestione delle risorse e quindi queste responsabilità che noi le abbiamo anche riconosciute, perché le vogliamo e ce l'abbiamo? Perché quando il collega che ha parlato prima di me fa delle giuste rivendicazioni, il primo interlocutore, in questo caso parlo anche per quello che è l'attività, è il responsabile, diceva uffici infermieristici scompariranno, chiamiamolo come vogliamo, responsabile servizio, uffici infermieristici, responsabile unità operativa, direttore, sulla dicitura possiamo, ma il primo interlocutore
la prima spugna che assorbe tutto il malcontento sono sempre gli stessi infermieri a qualunque livello, perché poi a cascata sono i direttori che chiedono il resoconto anche a coloro che occupano il posto dirigenziale. Allora, per concludere, cosa voglio dire nel mio intervento? Che noi ancora una volta ci ritroviamo a discutere su quello che è il nostro ruolo, che è molto chiaro, la normativa è chiara, e sono d'accordo con il dottore Barone quando dice: attenzione, non implementiamo ancora con norme, perché probabilmente che creiamo più confusione, perché la normativa già c'è sulle responsabilità, competenze, ruoli, tutto quello che abbiamo. Il problema è culturale, come si diceva prima, in cui non si riesce ancora a percepire che il problema non è il ruolo di ognuno di noi, che è una similitudine ruolo, sede e potere, perché poi alla fine, parliamoci chiaro, rimaniamo ingabbiati in queste discussioni, ma ho paura sempre che il paziente poi nella realtà rimane dietro. Grazie. C'è qualcun altro? Se c'è qualche altro intervento, fatemelo sapere. Salve. Intanto complimenti per questo congresso. Sono Giuseppe Pizzo, lavoro al Civico di Palermo. Intanto mi volevo complimentare con la relazione della Mazzolini, specialmente nell'ultima slide, per parte che condivido tutto nell'ultima slide. Io personalmente la metterei al posto del mio capezzale a quanto stato, però è una cosa personale mia. Voglio dire, chiaramente quella responsabilità che noi sicuramente vorremmo avere, e siamo pronti a prendercela, qualcuno ce la deve pure dare, ci deve riconoscere capaci di portare avanti quell'ultima slide. Se in un momento come questo, dove l'economicità, la forza lavoro che non c'è, comincia a giocare tutto quello che si è detto adesso, sfocia in tutto questo, vuol dire che qualcuno, come le grandi squadre di calcio, invece di spendere soldi deve cominciare a guardarsi dentro. Chi lo sa se dentro le nostre aziende qualcuno non hanno dei piccoli campioni che possono venire fuori a costo zero? Perché io sono sicuro che dentro le nostre aziende sanitarie c'è gente preparata, professionalmente valida, capace di prendersi la responsabilità, capace di prendere di petto tutto ciò che la propria professione ha studiato per metterlo in atto. Io non sono negativo come il mio collega, capisco che possibilmente ci vuole anche quella sferzata. Però dico, qualcuno che ce li diano queste responsabilità. Io credo che nella mia azienda possibilmente sia iniziato con un forte slancio verso quella cosa. Io ero contentissimo e sono ancora contentissimo, perché ci vuole il tempo per attuare le cose. Ma sono sicuro che, perché con dato di fatto, questa cosa dovranno portarla per forza avanti, perché siamo noi dentro che per primo vogliamo salvarci e salvaguardare il nostro lavoro, la nostra professione a casa nostra. Siamo noi che possibilmente ci conosciamo anche tra di noi, perché lo vediamo che dentro delle unità operative dove possibilmente c'è gente che sta attento ai costi, sta attento ai risparmi, che il proprio lavoro è efficace ed efficiente, lì dietro non c'è mai qualcuno a caso. Là dentro possiamo farci il nome delle unità operative, non sono tanti primari, ma sono i coordinatori preparati ed efficienti, efficaci, che sanno coinvolgere la gente, che ti portano a battere le giornate di ricovero, le giornate medie che poi portano il suo primario a raggiungere lo scopo per cui è stato predisposto il suo budget. Quindi io sono convinto che la responsabilità ci dobbiamo andare a cercare, ce la dobbiamo prendere, ma ce la debbono anche dare. E sono sicuro che da lì nasce un grande risparmio, perché dove ci sono delle falle lo sa solamente chi ci lavora dentro, ma butto lì, a partire dai rifiuti speciali, che è enorme la possibilità di risparmiare dei soldi, fino a tutto quello che succede all'interno del proprio reparto. Questo per poter dire che tutto questo sicuramente deve avere una logica propositiva,
Noi speriamo che tutto questo avvenga perché ci stiamo lavorando. È la nostra direzione strategica, fa benissimo quando si presenta su posti di lavoro a vigilare, eccetera, eccetera. Ci stimola, certo non ci dobbiamo sentire aggrediti, ma è uno stimolo. Io lo vedo, si sente la presenza anche quando non c'è della nostra direzione col fiato sul collo. Ma questo ci stimola a lavorare bene. Però dobbiamo essere anche messi in condizione di lavorare bene. Questa non era una domanda, era solamente un'affermazione. La domanda la voglio fare al dottore Colimberti. Il dottore Colimberti, che come sa benissimo, c'è una famosa massima che dice: se la vita non ha prezzo, sicuramente la salute ce l'ha, e come. Quindi tutti quelli che un po' come me veniamo da una storia economico-giuridica di economia sanitaria sanno, studiando sicuramente il Domenichetti, che io lo prendo a evangelizzazione anche forse troppo più di lei, è stato quello che possibilmente, non lo so quanto si possa attuare da noi, quando una persona è capace di dire al proprio interlocutore medico che ha davanti: io del suo parere non mi basta, io voglio il secondo parere. Quanto una persona è capace di dire possibilmente: lei, medico chirurgo, si farebbe operare qua? Lei, medico chirurgo, farebbe operare suo padre qua? E lei lo sa da dove viene questo decalogo? È l'evangelizzazione di quel famoso professore del Canton Ticino. Quello che ha scoperto non solo quello che abbiamo visto, ma la tonsillectomie che andavano a ruba, i parti cesari che erano fuori norma, e tutto quello che non ci stiamo qui a dire. Ma sulle cure inutili sono d'accordo con lei. Dottore Colimberti, purtroppo il rapporto d'agenzia tra medico e paziente è troppo vasto. Ancora oggi quel che dice il medico è Vangelo per l'utente. Quindi non dico che ci deve essere una figura transitoria che è l'infermiere, ma se non veniamo mai coinvolti in niente, dalla minima spesa fino all'ultimo, non possiamo mai dare consigli. E sono sicuro che la nostra conoscenza, che è vissuta all'interno 24 ore su 24 ore, può sicuramente giocare un grandissimo ruolo. Grazie. Prego. Credo di questo tavolo di essere il meno adatto. Ok, quante domande mi ha fatto? Me le può numerare? E quante considerazioni, quanti spunti e quante riflessioni importanti lei ha fatto? Complimenti e grazie. Abbiamo lavorato tante volte insieme. A me nessuno ha regalato mai niente. In 40 anni, da quando mi sono laureato, le competenze, le conoscenze, gli spazi me li sono conquistati con le unghie e coi denti. L'autorevolezza, la credibilità non si improvvisa e non te la regala nessuno. Te la devi conquistare giorno dopo giorno, stando accanto alle persone, esprimendo con il dovuto rispetto per tutti, per il paziente, per tutti gli altri, opinioni basate su evidenze scientifiche, sapendo che l'opinione di chi rappresenta un gruppo sociale prevalente è difficile da contrastare. Ma il mondo, se non ci fosse stato Davide, sarebbe ancora nelle mani di Golia. È sufficiente la metafora? E allora perché non mi avete applaudito? Stavolta,
Stavolta vi ho provocato io. La seconda cosa che lei ha detto, che è molto importante, credo assolutamente in tutto quello che vi ho detto, utilizzo le cinque pratiche nella mia attività professionale, le utilizzo nella mia attività formativa, le utilizzo come strumento di comunicazione, come strumento per parlare con le persone, così come ho fatto oggi con voi. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ci vuole passione, ci vuole volontà, bisogna volerle le cose, con le unghie e con i denti. Grazie. Buonasera a tutti, sono Francesco. Non si sente. Buonasera a tutti, sono Francesco Luca e sono un felice pensionato, insomma. E mi spiace per coloro i quali ancora dovranno lavorare. E comunque sono qui, insomma, perché credo nella professione e di conseguenza partecipo attivamente ai lavori. E tre punti di riflessione. Un primo punto sulle cooperative. A me sta a cuore il comfort e anche l'igiene ambientale degli ambienti, appunto, delle sale di degenza, e purtroppo sappiamo nella nostra regione cosa possiamo registrare, che le cooperative assumono così, diciamo, assumono a contratti delle persone, le quali persone dovranno in 2-3 ore fare tantissime aree di pulizia, aree proprio locali di pulizia, e non arrivano a fare tanto, e poi peraltro sono anche sottopagate. Io mi chiedo agli amministratori, quindi al dottor Barone per esempio, che è un direttore amministrativo dell'azienda Civico, e così poi lo chiedo anche agli altri, perché non si crea uno strumento di verifica intanto se l'appalto che viene fatto corrisponde, quello che è scritto nell'appalto corrisponde alla realtà, cioè quindi se quello che si scrive è l'eccellenza, tutte le pulizie vengono fatte con una certa come dire, diligenza, e quindi una buona opera di attività, ma se questo viene verificato o meno. Io credo che questo manchi, e poi purtroppo il personale che lavora in queste cooperative, ahimè, è sottopagato. Quindi controllare su questo anche a livello di assessorato mi sembrerebbe molto importante. Il secondo punto di riflessione è che la dirigenza, sicuramente la dirigenza infermieristica, avrà luogo sicuramente in questi anni, credo anche prima di diversi anni, in poco tempo. Ahimè, però, siamo molto attenti a non sottovalutare di inserire il sistema di budgeting all'interno della dirigenza infermieristica. Ciò significa che inserendo il sistema di budgeting, io come dirigente infermieristico e politicamente negozio all'interno dello staff aziendale quali risorse ho bisogno, e quindi il calcolo del fabbisogno del personale me lo faccio anche lì. Chiaro, perché, e questo è un passaggio importante da non dimenticare. L'altro aspetto invece, tutto questo disagio che in questi anni stiamo attraversando, con malpractice, con rischi, con tutto quello che vogliamo, insomma, che abbiamo già detto fin qui per tutto questo pomeriggio, e mi chiedo io al dottore che si occupa di cittadinanza attiva, quali sono, diciamo, le evidenze e le azioni, le attività che in questi ultimi tempi sono stati portati in essere proprio per combattere la malpractice all'interno della nostra area. E credo quindi che ci debba essere necessariamente una convergenza di interventi a partire dalla federazione, dai collegi, dalle amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali, da cittadinanza attiva. Perché, come è stato detto bene poco fa, se non c'è una convergenza di interventi non si va da nessuna parte. Grazie. Sul discorso delle cooperative mi trovo impreparato, quindi rispondo un po' su quella che può essere un'idea legata al problema che lei pone.
le aziende ospedaliere non fanno appalti per la esternalizzazione dei servizi infermieristici. Le aziende territoriali, quando fanno questi appalti, fanno appalti per, soprattutto per l'assistenza domiciliare integrata. Quindi ci sono le società che poi differenziano i servizi, fisioterapisti, infermieri e quant'altro. Lì il meccanismo, ma è un meccanismo rigorosamente tutelato dalla legge, riguarda il costo del lavoro, per cui non possono essere offerte nell'ambito di procedure di aggiudicazione delle offerte che dal punto di vista economico non tengano conto dei minimi del costo del lavoro e conseguentemente da quel punto di vista il costo del lavoro è tutelato. Immagino anche che poi sulla qualità dei servizi ci siano meccanismi di monitoraggio all'interno dell'azienda, perché ogni appalto prevede la figura di un responsabile dell'esecuzione ed è un soggetto interno all'amministrazione che risponde al direttore generale sulla qualità dei servizi e deve segnalare alla direzione generale se il servizio è reso conformemente al capitolato. Se questo avviene, bene, se non avviene, contestazioni e risoluzione. Personalmente io guardo con sospetto a queste formule. Io posso dire che noi siamo stati antesignani al civico. Mi hanno appena mandato una bella fotografia di una nostra coordinatrice infermieristica del 118 con 12 ragazzi che abbiamo preso con contratti libero professionali. Dottoressa Mazzoleni ha parlato di fidelizzazione. Guardate che uno dei grossi problemi in questo momento è il precariato, perché il precariato, e noi circa 150 unità di infermieri a tempo determinato a liberi professionali che stiamo mettendo nel 118 a supporto delle altre attività, rappresentano una forza lavoro imponente sulla quale purtroppo, ahimè, non possiamo investire né nel medio né nel lungo periodo in formazione. E quando si parla di fidelizzazione della risorsa umana, significa portare la risorsa umana a una condivisione su percorsi anche gestionali, condivisione alla quale la persona che ha l'incarico per 6 mesi, poi se lo vede rinnovato 3 mesi, 6 mesi, non aderisce. Questo è un aspetto certamente assolutamente drammatico, ma non significa che ad una richiesta di potenziamento e di rafforzamento, perché mi è piaciuto un passaggio della dottoressa Mazzoleni: quando trovo un problema lo devo risolvere. Si vede che è una donna dinamica, forte, non, e conseguentemente va avanti fino a quando non porta la soluzione a casa. Io in questo mi sento molto simile a lei, perché davanti alla impossibilità di dare incarichi a tempo determinato, perché immaginate una graduatoria per incarichi a tempo determinato, significa bloccare l'amministrazione perché arrivano mediamente 3-4 mila domande. Quindi prima che venga fuori una graduatoria, Dio ne scansi. Abbiamo fatto gli albi per gli incarichi liberi professionali, per rafforzare il 118, ci siamo inventati il contratto libero professionale, perché non credo alle società di lavoro temporanee, preferisco darlo io l'incarico e per quello che può significare l'infermiere me lo metto dentro. E dico io, quasi vilmente, mi coltivo un vivaio, perché poi i concorsi prima o poi arriveranno e io posso capire le persone che hanno lavorato nella mia azienda, anche con contratto libero professionale, che tipo di persone sono. E allora la fidelizzazione comincia un momento prima. Esiste la finanza creativa, esiste anche l'amministrazione creativa, e quando io nel mio intervento ho detto guardate che con la riforma del pubblico impiego si aprono spiragli che vanno sfruttati bene, con intelligenza, perché prima della privatizzazione il rapporto tempo determinato è indeterminato, dopo la privatizzazione co-co-co-co-pro attività libero professionali. Quindi da questo punto di vista si tratta veramente di rendersi esploratori del diritto e portare avanti. La condivisione è fondamentale. Io ringrazio ancora il dottore Gargano, ma devo dare atto anche al forte senso di responsabilità delle organizzazioni sindacali che hanno aderito a questo progetto innovativo per il reclutamento di una risorsa, che so bene che deve finire perché si deve andare per le assunzioni a tempo indeterminato, ma si dà una risposta al bisogno organizzativo, si dà una risposta al problema del 161 e soprattutto si dà una risposta occupazionale, perché si dà a giovani veramente l'opportunità di mettersi in discussione e fare curriculum. Poi l'altro profilo a cui accennava lei, il problema del processo di budgeting che riguarda questi responsabili delle unità operative, dico io complessa, perché nel mio atto aziendale l'ho messa volutamente complessa, perché io credo nel ruolo, credo nell'affermazione di un mandato,
Ma lì io da direttore amministrativo, per dirlo alla siciliana, il direttore dell'UOC infermieristica me lo impaio, come mi potrei impaiare, e impaiare significa me lo prendo davanti e ci sbatto, come se potessi, come se avessi davanti un primario. Discutiamo di risorsa, discutiamo di centro di responsabilità, discutiamo di utilizzo di risorse umane, strumentali, discutiamo di budget economico. Tu mi devi portare anche un modello organizzativo. Ah, ma io non vedo l'intensità di cure. No, io dico, l'intensità di cure fa parte della mission aziendale. Allora tu sposa un progetto, anche perché, e lì io mi dovrò inventare un bando come direttore amministrativo per prendere questo direttore della UOC infermieristica. Guardate, con la legge Balduzzi ormai, e qui parlo chiaro perché le ambizioni saranno tante, i concorsi per primario sono diventati concorsi in cui vince il primo, non c'è più la rosa, vince il primo, e il primo è quello che va bene all'orale, ma soprattutto porta titoli. E non ci sono giochi e giochetti per cui nella rosa di doni il direttore sceglie anche il più scarso, non funziona più così. Quindi sarà un dirigente che deve arrivare qualificato e attrezzato a raccogliere il senso di una sfida, che è una sfida importante, quindi calarsi in un ruolo gestionale che non deve essere comunque recessivo rispetto al funzionale. Quindi su questa situazione, ed è solo un aspetto, vi dico un'altra cosa, che ormai col Balduzzi i primari vanno reclutati definendo e predefinendo i requisiti oggettivi e soggettivi. Il mandato non è un mandato che va a valle, faccio il contratto e negozio obiettivi, io ti faccio il bando, ti sto dicendo già ora cosa mi aspetto dal punto di vista soggettivo, quindi quei requisiti specifici, perché vai a fare un responsabile in un ospedale monospecialistico, plurispecialistico, e soprattutto sui requisiti oggettivi ti prefiguro il mandato, quello che mi devi fare. Quindi attenzione, avete ottenuto un risultato e io penso che le amministrazioni corrisponderanno, ma le sfide ancora sono tutte da giocare, le partite tutte da vincere. Grazie. In chiusura vorrei chiedere, mi scusi, ha ragione. Sì, in effetti siamo al corrente, ma così è, come notizie giornalistiche, di interventi, cioè del modo improprio di usare, diciamo, il servizio infermieristico, soprattutto nelle strutture private. Chiaramente il danno che ne deriva per il cittadino malato o disabile, a seconda dei casi, sicuramente è notevole. Purtroppo, in Sicilia soprattutto, nella nostra zona in particolare, tutto ciò che viene fornito, soprattutto al disabile e al malato, è qualcosa quasi di elargito, come se fosse una cortesia, questo lo sappiamo tutti. Per cui molto spesso non ci sono lamentele e reclami da parte dei cittadini, appunto, che subiscono questo, diciamo, cattivo funzionamento del servizio infermieristico. Diciamo che noi ci siamo ormai nella provincia di Palermo, ma in Sicilia, ma in particolare da noi, stiamo cercando di organizzare tutte le sezioni dei tribunali per i diritti del malato, e cercheremo anche di attenzionare questo aspetto, perché riteniamo che sia un fatto proprio di civiltà e soprattutto di tutela, ripeto, dei nostri diciamo, delle persone che assistiamo, perché possano avere una qualità di servizio infermieristico adeguata e appropriata, perché questo fenomeno possa essere, non dico possiamo debellarlo, ma insomma possiamo attenzionarlo adeguatamente e quantomeno diminuire queste forme di inappropriatezza proprio del servizio infermieristico nei confronti di questi soggetti. Grazie. L'ultimo intervento. Sì, io sono Aurelio Guerriero, sono un infermiere del civico, lavoro in oncologia pediatrica. La mia voleva essere una domanda, ma anche una piccola risposta al collega, al grido di aiuto del collega. Nel senso, noi molte volte siamo stressati, siamo stanchi, anche perché molte volte manca il supporto, il contorno. Io ad esempio, proprio nella nostra unità operativa, ad esempio mi trovo a... brutto a dirsi, ma a comporre una salma di un bambino che è mancato e subito dopo dover ridere perché è arrivato un esordio di malattia,
E devo dire che non si muore, in oncologia pediatrica non si muore, molti guariscono. E tutto questo però non avendo un supporto psicologico, non avendo altre figure che ci aiutano magari, tutte queste, questo alla fine fra qualche anno porterà a me come a tanti miei colleghi, ma come in altri reparti ad esempio, non avendo proprio il supporto del contorno, non è soltanto diciamo l'infermiere è fondamentale, ma se tu hai accanto tutte le altre figure che ti possono aiutare, la stanchezza poi ce la dividiamo un poco tutti. Ma se tu devi iniziare dal fare la fotocopia, per dire, perché magari ti manca l'amministrativo nel reparto, o ti devi litigare perché devi portare il prelievo in laboratorio, o perché poi le cose ti pesano di più. E quindi quando io, il mio stress mi porterà alla lunga ad ammalarmi, come diceva il collega. E quindi il grido d'aiuto è anche questo, cerchiamo... Nelle unità operative tutte le figure devono essere presenti, dall'ultimo degli ausiliari al psicologo, all'OSS, tutti gli infermieri, il numero adatto. Poi perché chi lavora in certi posti ha gli stessi, chiamiamoli, cioè io ogni tanto avrei voglia di starmene a casa da solo. Le devo chiedere. O magari a. Dobbiamo chiudere, sì. Quindi mi dispiace, sintetico. No, grazie. Okay, solo questo. Grazie. Grazie. In chiusura, l'ultima domanda al dottore Zappulla: quali sono i prossimi step del coordinamento dei collegi PASVI e soprattutto rispetto all'interlocuzione con l'assessore alla salute? Certo, sicuramente il coordinamento regionale che già, come dicevo nella relazione, ha manifestato un dissenso forte, manifestando proprio quella che è la situazione attuale di emergenza. Quindi abbiamo definito questa situazione proprio come una situazione critica, una situazione di emergenza. Sappiamo bene la situazione a livello nazionale, che da parte della ministra non c'è stato un cambiamento di posizione, e quindi negli atti aziendali noi non abbiamo risorse infermieristiche in più. Quindi se non c'è da parte della ministra la possibilità di elargire delle somme per l'assunzione, non cambierà nulla, perché le dotazioni organiche, il tesoretto escerà fuori, perché le cose sono molto semplici. Risorse in più, risorse infermieristiche in più non ce ne sono nei nuovi atti aziendali, e quindi tutti i presenti di collegio stiamo facendo i calcoli per vedere nelle nostre ASP che cosa cambia rispetto al 2010, e non ci sono risorse aggiuntive, praticamente c'è soltanto il passaggio di ruolo dei precari, ma questo avverrà lentamente perché c'è uno scivolamento in avanti, perché non viene neanche consentito questo passaggio di ruolo, quindi è stato bloccato tutto, c'è uno scivolamento in avanti per quanto riguarda il passaggio di ruolo dei precari, e quindi la risposta che noi possiamo dare è nel momento in cui l'assessore non ha niente da dirci, è quello che dobbiamo coalizzarci per fare delle manifestazioni forti a dimostrazione del fatto che non si può andare più avanti. Questa è la realtà. Io grazie. Devo dare dei consigli per gli acquisti. E allora domani ovviamente si inizia puntualmente alle ore 9, non ci sarà il ritardo di oggi, siamo svizzeri e iniziamo domani alle 9. E ci sono tre sessioni, la plenaria che è questa e altre due sessioni parallele che si trovano nella sala qui accanto alla presente e al primo piano. Quindi scegliete dall'opuscoletto, scegliete a quale sessione volete partecipare, e ci vediamo domani alle 9. Ciao. Grazie, a tutti, buona sera. Vita.